Inizia la registrazione, poi condividiamo lo schermo. E voilà. Dunque, sistemiamo qua. Ecco. Vediamo se riesco a vedere. Qua. Perfetto. Dunque. Allora, benvenuti all'ultima puntata istituzionale del nostro percorso viaggio a Gotham City. Ultima puntata che dura la bellezza di 3 settimane. E quindi, prima di cominciare a parlare dei temi che ci riguardano, dobbiamo cercare di capire bene che cosa succede in queste 3 settimane e a che punto siamo. Prima di tutto, dobbiamo riprendere in mano il Corriere di Gotham, il famoso giornale che vi accompagna nelle vostre notti insonni e spesso lo trovate la mattina sul comodino, giusto? Dico bene, no? E questo giornale ha pubblicato qualcosa di importante recentemente, che è questo, credo che sia il numero 11, o il numero, mi sembra il numero 11, 12, adesso ho perso il conto, comunque dice: come faccio a seguire Gotham? Risposta: facile, fallo in base ai tuoi ritmi. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che in queste 3 settimane anche coloro che hanno avuto difficoltà a seguire per vari motivi, impegni, eccetera, eccetera, però ci hanno scritto alla redazione di Gotham dicendo che tutti hanno scritto così, hanno scritto che trovavano molto interessante tutto il percorso, che erano dispiaciuti magari di non poterlo seguire attivamente. Beh, adesso c'è un'opportunità. Perché? Perché ci sono 5 modi per seguire Gotham fino, diciamo, alla fine, adesso. Che sono questi? Allora, riassunto, ve li riassumo così senza leggere, no? In sostanza. Allora, prima di tutto, chi pensa di avere il tempo, naturalmente, può svolgere le sfide, parte dal capitolo 1, 2, 3, da dove era rimasto, e può seguire, arrivare fino alla fine. Però chi avesse invece delle difficoltà, naturalmente può scegliere quali sfide, quali capitoli poter affrontare. E questo è in base a che cosa sceglie? Beh, lo sceglie in base ai suoi gusti e ai suoi ritmi, non c'è nessun problema. È tutto radunato all'interno di una storia. Però voglio dire, se qualcuno preferisce il capitolo 4, lo trova entusiasmante, interessante, eccetera, nulla vieta che faccia qualcosa all'interno del capitolo 4, poi passi al capitolo 1. Cioè, non è diciamo, un percorso lineare, no? È stato pensato in modo lineare, ma è stato pensato anche in modo che possano esserci degli ingressi e delle uscite a piacere. Quindi veramente può partire da dove vuole. Poi bisogna anche tenere conto del fatto che questa piattaforma, la piattaforma di Gotham, rimane in piedi, rimarrà su per tutti coloro che desidereranno utilizzarla. Per questo studieremo poi delle opportunità con i proprietari, quelli che diventano i proprietari di Gotham, e cioè l'area parchi, e istruiremo appunto delle persone in particolare affinché possano gestire questo meccanismo. Ovviamente non ci saranno i personaggi, credo, a meno che questi non siano così maniacali da volervi seguire e rovinare
la vita anche d'estate, ma insomma, non lo so, normalmente non ci dovrebbero essere. Però qualcuno avrà le chiavi e quindi potrà poi a sua volta istruire anche gli altri cittadini affinché ci possa essere una gestione della piattaforma in modo tale che voi la possiate utilizzare, riprendere in mano sfide, aprire nuovi forum, creare anche nuovi percorsi, eccetera. Detto questo, in queste 3 settimane, quali sono le cose? Quindi, ecco, diciamo, per concludere questa parte, sappiate che avete molte possibilità e che non esiste, diciamo, un approccio istituzionale, cioè nel senso che devo fare questo prima di quest'altra cosa, lo devo fare in una settimana, in 3 giorni, eccetera, eccetera. Non è così, naturalmente, ma questo tutti quelli che frequentano Gotham lo hanno capito dopo una fase di incertezza che era giusta che si fosse manifestata, anzi, noi l'abbiamo proprio promossa questa fase di incertezza. Bene, detto questo, però, all'interno di queste 3 settimane c'è qualche cosa di particolarmente importante e significativo sul quale concentrarsi? Allora vediamolo subito. Sì, qualche cosa c'è. Oggi è 3 maggio. Oggi, 3 maggio, faremo 2 cose importanti e altre due ve le illustro perché solo ve le illustro così a grandi linee se avremo tempo, ma saranno oggetto di mini webinar, ma di questo ne parliamo dopo. Oggi, 3 maggio, parte la campagna elettorale a Gotham City. Perché tra il 12 e il 14 maggio ci saranno le elezioni. Le elezioni del sindaco di Gotham che si è dimesso. Queste elezioni non sono delle elezioni politiche, ovviamente, sono delle elezioni concentrate sui temi della biodiversità e della sostenibilità urbana, quindi all'interno di un meccanismo di educazione civica, ovviamente. Quindi, in questo periodo, dal 3 al 16 maggio, in sostanza, si fa quello che si fa all'interno di una campagna elettorale, e cioè fondamentalmente si prepara la comunicazione elettorale. Come si basano le elezioni, eccetera, questo lo vediamo dopo il meccanismo. Però questo è importante perché è una bella attività di gruppo che è fondata anche sull'acquisizione di elementi grafici importanti che vedremo oggi, appunto. Quindi questo è un tema interessante. Poi il 23 maggio c'è la consegna del Project Work, lo vediamo dopo che cos'è il Project Work, però sappiate che il Project Work è l'attività conclusiva e avrete 2 possibilità di creare questo Project Work. Quindi in sostanza avete 21 giorni per creare il Project Work, 3 settimane. La consegna del Project Work è tassativa il 23 maggio, veramente non si possono accettare Project Work dopo questa data. È l'unica data ta veramente tassativa che c'è in tutto il percorso. Perché? Perché i Project Work saranno esaminati attentamente e poi verranno presentati dalla redazione di Gotham alla notte degli Oscar, che sarà il 26 maggio. Il 26 maggio ci sarà il gran ballo in casa Wayne, che sarà un incontro tra tutti della durata di un'oretta per brindare e festeggiare, e poi inizia la notte degli Oscar. E al vostro risveglio avrete delle sorprese che saranno elaborate durante questa nottata, nella quale la redazione di Gotham starà sveglia per preparare appunto quello che poi voi vedrete. E se qualcuno la vorrà accompagnare durante questa nottata, sarà positivo e va bene. E quindi si chiuderà questa faccenda. Come tutte le storie, potrebbe concludersi a lieto fine, bene, potrebbe avere una conclusione a lieto fine oppure una conclusione tragica, questo non si sa, tutto dipende da quello che succede fra il 3 e il 23 maggio. E quando dico che non si sa, dico proprio la verità, non si sa, perché in questa storia ci siamo tutti, quindi
Bisogna proprio vedere quello che capiterà. Allora, è chiaro che, diciamo, la preparazione del programma elettorale, che adesso vediamo, e la campagna pubblicando i manifesti, elaborando idee, eccetera, è un'attività molto importante e molto interessante anche, per cui chi vuole cimentarsi sicuramente può partire da lì anche volendo. E poi certamente il Project Work è veramente un'iniziativa importante. Sempre dal 3 al 23, quindi da oggi al 25, diciamo, maggio, che cosa succede da un punto di vista di webinar? Allora, non abbiamo più i webinar del lunedì, non abbiamo più i webinar istituzionali. E avremo invece due webinar di supporto libero che metteremo magari uno, non so, settimana prossima e uno quella successiva, per dire, dove veramente si può discutere di tutto, nel senso che, come abbiamo fatto ultimamente con i webinar di supporto specifico, diciamo, a determinati temi, però in questo caso è libero, cioè nel senso che se uno sta ancora svolgendo una sfida del capitolo numero 2 può venire in questo supporto libero, presentarci quello che sta facendo, mostrarlo, noi lo discutiamo insieme e così via, in modo tale che possiamo dare una mano a tutti coloro che desiderano. Se poi questi due webinar non bastassero, non è un problema farne altri. Io vi dico che sicuramente due li mettiamo a disposizione, poi vediamo che cosa succede. Ecco. Poi avremo tre webinar, sicuramente. Tre webinar su temi specifici. Alcuni di questi temi li abbiamo lasciati indietro. Per esempio, il tema del principio di Kulesov, noi non lo abbiamo visto applicato al cinema, che è molto interessante. Quindi può darsi che un mini webinar su questo ci stia e sia veramente carino poterlo fare. Un altro tema che vedremo oggi, che però non può essere sviluppato, quindi ne accenneremo, potrebbe essere l'oggetto di un mini webinar. Ecco. Quindi, se ci sono delle richieste specifiche, voi basta che scriviate ad Alfred dicendo: guarda, mi piacerebbe un mini webinar su questo tema. Un tema di approfondimento, naturalmente, non qualcosa, e che è attinente al percorso che abbiamo fatto. Cioè, se chiedete un mini webinar su come si usa Word o PowerPoint, non ha senso, chiaramente, no? Se chiedete un mini webinar su come si fa un montaggio video con 20 tracce e gli effetti speciali, poi io ho imparato, di webinar ne faccio sempre tanti, così piccoli webinar gratuiti ne faccio parecchi, quindi potrei anche metterli in programmazione e avvisarvi per dire: ah, faccio. Ecco, deve essere qualcosa di un po' attinente a quello che abbiamo fatto per approfondire anche delle cose. Non so, la costruzione di un ebook fotografico, anche di un ebook serio, così potrebbe essere anche un tema. Insomma, siamo disponibili a sviluppare 3-4 temi specifici attraverso questi mini webinar, sempre nel corso di questo periodo. Adesso, prima di passare a illustrarvi le sfide che ci attendono e poi ad esaminare quindi le applicazioni e tutto il resto, c'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere, da dire, da non so, qualsiasi osservazione, suggerimento, eccetera, parli ora o parli dopo, come preferisci. Tutto chiaro, quindi. Allora, se incontrate dei cittadini di Gotham che non hanno partecipato a questo webinar e che però sono interessati a seguire in qualche modo il percorso, mi raccomando, spiegategli questo, le possibilità che hanno di
di conseguire appunto il percorso. Perfetto. Allora, adesso, prima sfida, le elezioni a sindaco. Avete visto che appunto il sindaco si è dimesso in seguito a quel disastro elettorale che è venuto fuori, che ha lasciato al 50% le due fazioni agguerriticamente opposte. Però queste fazioni poi si sono sciolte all'interno dei loro gruppi. Quindi che cosa succede? Succede che verrà creato, anzi è già stato creato, un forum elettorale in ciascun gruppo. All'interno di questo forum elettorale, i cittadini che appartengono al gruppo dell'orto botanico o al gruppo del Central Park, che cosa fanno? Discutono di un programma essenziale, di un programma essenziale da presentare appunto alle elezioni. Un programma, mi sembra, in 5-6 punti, non so quasi quanti punti si dice, più o meno. Quindi la prima cosa da fare così è cominciare a discutere di quali sono, anche tenendo conto del fatto che fra qualche giorno il Pinguino, credo, con il gruppo di Arkham Asylum pubblicherà il suo programma definitivo. Perché, udite udite, alle elezioni si presenterà anche il gruppo di Arkham Asylum. E quindi ci saranno tre programmi elettorali per la biodiversità e la sostenibilità urbana di Gotham City. E saranno quello di Arkham Asylum, quello del Central Park e quello dell'Orto Botanico. Il nostro suggerimento è di non perdere troppo tempo in questo programma, nel senso di stare lì a vedere tutti, diciamo, i minimi dettagli, votare, perché è un meccanismo educativo, pedagogico educativo, non siamo veramente di fronte a delle elezioni classiche, no? Chiaramente. Però, diciamo, questa competizione elettorale è un po' la chiave del percorso di Gotham, perché sono stati affrontati un sacco di temi, come avete visto, e anche da punti di vista molto diversi. Allora abbiamo l'occasione di poter radunare questi punti in 5-6, spiegati bene in modo essenziale, che possono essere presentati poi in queste elezioni che si svolgeranno, come abbiamo detto, tra il 12 e il 16 maggio. Quindi, come tutte le elezioni, che cosa succede? E beh, succede che dobbiamo preparare la comunicazione e quindi affrontiamo un nuovo tema che riguarda la divulgazione e questa volta parliamo di una divulgazione sintetica, non di una divulgazione narrativa, chiaramente. Perché? Perché bisogna essere efficaci. Pinguino vorrà, credo, che vo vorrà continuare con la sua cupola, magari utilizzerà quello che avete scritto per criticare il suo progetto, per trovare degli slogan e costruire dei manifesti, un'espressione, diciamo, efficace per convincere i cittadini. Quindi lo stesso potete fare voi con l'applicazione di cui parleremo oggi, che è Adobe Spark Post, di cui ci occuperemo per fare un tipo di comunicazione molto particolare che oggi appunto vi illustriamo. Quindi è chiaro, questa diciamo è la prima sfida. Dunque, i manifesti, il programma di ogni gruppo, eccetera, devono essere pubblicati prima del 12 maggio, in modo tale che dal 12 al 16 maggio i cittadini possano votare, vedere cosa è stato prodotto, vedere quali sono gli slogan, quali sono gli argomenti, eccetera, eccetera, e possono farsi un'idea. Perché? Perché il gruppo dell'orto botanico, un cittadino dell'orto botanico può votare anche il programma di Arkham Asylum, naturalmente, se lo ritiene. Uno del, non so, del Central Park può votare il programma dell'orto botanico, eh? Dunque, avete, cioè, il cittadino è libero, il pinguino, che ne so, potrebbe votare un programma dell'orto botanico del Central Park. Quindi veramente i tre programmi verranno messi a confronto e saranno i cittadini a decidere. Questa è la prima sfida. È una sfida,
diciamo non complicata da fare, tranquilla, leggera, ci sono 10 giorni di tempo, così 10-11 giorni abbiamo tutto il tempo per farlo. Poi c'è la sfida, cioè non poi, nel senso che uno può cominciare a lavorare sul project work anche adesso, naturalmente. Perché? Il project work, ve l'ho spiegato prima, è il lavoro conclusivo, è quello che chiude un percorso. Quindi, ed è molto interessante perché il project work fa parte della tradizione dell'e-learning fino dagli anni 90, da quando l'e-learning digitale si è affermato. Il project work, proprio per la specificità dell'e-learning, cioè di un apprendimento appunto fondamentalmente asincrono, il project work rappresenta il punto d'arrivo, rappresenta anche una sorta di meta riflessione su ciò che il singolo soggetto ha compiuto all'interno del percorso stesso. Quindi, in sostanza, ecco che il project work può essere composto da una di queste due scelte. Potete creare un portfolio a scelta che sia di tipo narrativo, che quindi che racconti la propria esperienza a Gotham City, che racconti le proprie riflessioni, i propri lavori, quello che è stato fatto, diciamo così, ma lo può fare in due modi diversi. Può essere un portfolio narrativo multimediale creato con Book Creator, che è la prima applicazione che vediamo oggi, e può essere anche, però, se si vuole, un portfolio narrativo a striscia, che è un'altra tipologia che vedremo sempre oggi, però questa la creiamo con Adobe Spark Post. Dunque, vedete che Adobe Spark Post è un'applicazione che rientra sia nella competizione elettorale, sia nel Project Work, per esempio. Diciamo questo sostanzialmente è questo, ecco. Quindi non è, diciamo, un lavoro complicato, anzi, vi abbiamo messo a disposizione anche delle risorse. Per questo. Quindi adesso io farei così. Ah, vi chiedo se avete delle domande, dei chiarimenti su questo meccanismo, perché poi passerei subito a vedere quindi la prima applicazione con le prime risorse che vi mettiamo a disposizione per ragionare appunto su Book Creator. No? Certo che io mi chiedo, no? Se voi il lunedì siete così, proprio un po' sulla minchionata andante, poi immagino il venerdì, no? Deve essere proprio una roba pazzesca, no? È vero? No, poi dal lunedì saliamo e il venerdì siamo pimpanti, siamo come i Ah, perché voi, quindicenni. ah, che fate il contrario, No, giusto. poi nel weekend Questo è c'è il geniale. ricovero, C'è ovviamente, ricovero nel sempre. weekend, capito? Ci attiviamo Ah, dopo. giusto, giusto. Scusate, scusate, ho fatto proprio una cavolata, un errore di valutazione incredibile, assolutamente. Cioè, scusa, chiedo venia. Bene, allora partiamo con. Prima di tutto partiamo con un esempio di project work. Che abbiamo chiamato appunto diario di viaggio e che abbiamo messo a disposizione qui. Poi spieghiamo tutto, spieghiamo che cos'è qui, come si fa ad arrivare qui e tutto il resto. Non vi preoccupate, perché vedo già che tremano le vene ai polsi, perché sembra che si salti le spiegazioni, ma le spiegazioni arrivano. Allora, questo è proprio un esempio creato apposta per farvi vedere come può essere organizzato un project work narrativo attraverso l'applicazione Book Creator. Con questo pulsantino io avvio il play di perché? Che cos'è questo oggetto? Questo oggetto è un libro, è un ebook. Però attenzione, Book Creator non è l'applicazione più adatta per creare degli ebook, diciamo, in senso professionale. Sapete che vi avevo parlato di un eventuale webinar sulla creazione di un ebook,
fotografico, narrativo, oppure anche di altro tipo. Bene, si usano altri sistemi, altre applicazioni, però è molto interessante perché offre delle opportunità straordinarie ed è abbastanza compatibile, diciamo, il prodotto con diversi reader e comunque ce l'abbiamo anche online. Infatti, se io faccio clic sul tasto play, questo in alto a destra, ecco che appare nella sua forma di un libro, vedete, con la sua copertina, e lo posso sfogliare, quindi lo apro e che cosa trovo qui all'interno? Allora, posso trovare delle immagini, anche delle immagini scontornate, quindi senza il loro sfondo, degli elementi grafici, dei testi, dei link. Quindi se faccio clic qui sopra, ovviamente si aprirà poi un link web. Oppure posso inserire anche dei filmati. Faccio un clic qui e appare il famoso trailer della sceneggiatura. Quindi, ed ecco che il diario dice, tutto è cominciato da qui. Perché essendo in questo caso nella forma di un diario, parte da un punto, chiaramente. Potete inserire anche dei testi scritti a mano, chiaramente. Come questo, caro diario, oggi sono entrato a Gotham per imparare qualcosa, ma ho capito subito che sarebbe stato tutto veramente amazing. Ma ero anche molto preoccupato. Questi sono gli sticker, cioè sono delle grafiche già preimpostate che si trovano nella libreria che viene messa a disposizione. E questo è un classico fumetto. Andiamo avanti. E che cosa dice questo soggetto? Dice: ricevevo mail e giornali come questo. Potete anche avere dei link a dei documenti in formato PDF. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che questo tipo di applicazione può contenere degli elementi fisici, proprio multimediali di vario genere. Ecco perché può essere un'ottima soluzione per creare un portfolio, per creare un project work, perché all'interno può ricevere i documenti che voi avete prodotto e mostrarli quindi in modo visivo e non solo attraverso dei link che poi aprono ma quindi attraverso un'espressione grafica. E quindi questo soggetto si chiede dove ero capitato. E dice: ah, si vede che ha pensato di essere capitato nel posto sbagliato, perché dice: uno, dove diavolo è il corso, visto che è entrato in Gotham City? Non capiva dove era il corso, poi ha sempre detestato Batman, non conosceva nessuno e non sapeva che cosa doveva fare. Penso anche diversi di voi si siano trovati in questa condizione la prima giornata o le prime giornate d'ingresso a Gotham. Allora dice: arrivavano strani annunci sulla mia casella email, mi scrivevano dei personaggi, volevano sapere quale fosse il mio posto nel mondo. Qui vedete, si è usata una combinazione di sticker, si è cambiato lo sfondo della pagina, ci sono dei fumetti. Tutti avevano un posto nel mondo. Questa mappa è stata incorporata. Infatti, se facciamo clic sulla mappa, poi questa apre una pagina web, naturalmente noi la possiamo esplorare. Quindi possono essere incorporati anche delle pagine web e degli elementi interattivi direttamente dentro il libro. Ma come? Io avevo un posto nel mondo, davvero lo dovevo trovare. Notate che questa formazione a griglia, in realtà sono delle vignette, è perché è stato scelto un layout di tipo comics, vale a dire di tipo fumettistico. È una delle soluzioni più interessanti per usare questa applicazione. I miei compagni mi hanno ispirato, io ho capito e trovato il mio posto nel mondo, è stato tagliato un pezzetto perché evidentemente il fumetto non è stato ampliato in modo sufficiente. E poi hanno presentato i loro lavori incredibili. Quindi questo tizio, grazie ai compagni, si è
dato da fare, ha capito. Però ho sbagliato, ag, che cosa ho sbagliato? Ha sbagliato, dice, perché parlo come un cittadino? Perché sono io, questo soggetto sarei io, in effetti. Quindi dice, ma perché parla come un cittadino? Sono io lo storyteller, io dovrei vedere le cose non dal punto di vista di chi è entrato. E dice, me ne sono dimenticato, in fondo anche io sono cresciuto con loro, è vero. Infatti, questo percorso permette di crescere a tutti, non solo alle persone che partecipano, ma anche a quelli che l'hanno organizzato. Anzi, poi ne parleremo quando sarà tutto finito, faremo un bel incontro megagalattico per vedere che cosa c'è dietro le quinte, che cosa, perché è stato organizzato così, quali sono i fondamenti pedagogici, cioè tante cose che entreremo nel set, quindi. Però sappiate che questo è un gran bel sistema anche per chi lo organizza. Allora, che cosa succede? È venuto il momento di parlare, sentiamo. Bisogna rifare tutto, tutto da capo, ricominciare tutto. Bisogna rifare tutto perché questo diario è sbagliato, è stato scritto dal punto di vista del corsista e invece l'autore era lo storyteller. Quindi Batman cerca di tranquillizzarlo, ma sapete, quando viene l'ansia è sempre un problema manovrarla. Quindi ricominciamo, torniamo indietro. Ecco che, per esempio, qui possiamo inserire un filmato, addirittura mandarlo a tutto schermo. E cosa sta facendo? Beh, sta semplicemente sfogliando il libro al contrario, per tornare indietro. Ma è fa per farvi vedere che all'interno di un ebook, di un libro, noi possiamo inserire il filmato di un altro libro, come quasi ci fosse un libro nel libro. Ma da dove riparto per raccontare? Allora dice, potrei partire dallo storytelling, cioè da quello che è stato organizzato e perché. E qui vedete che abbiamo proprio una carrellata così, no? Partire da quello che hanno prodotto i cittadini. Per esempio, è interessante perché avete qui. Avete proprio i filmati che create con. Ecco, È il mondo in cui lo vedete, viviamo, è vedete, il no? mondo Sono delle i filmati forme. che create con Adobe Spark Video. E non c'è solo il link, c'è proprio il film incorporato. È bello questo sistema perché noi ce l'abbiamo proprio qui. E questi non sono link che rimandano a una pagina esterna, ma voi potete vedere proprio la pagina web, così all'interno del libro, vedete, senza cambiare di applicazione. Quindi le vostre landing page le potete proprio inserire all'interno di questa, di queste pagine. E quindi ecco i prodotti incorporati. Boom! Finalmente questo tizio che sta scrivendo il diario ha avuto un'idea. Allora parto da. Però. Siccome uno storyteller non è che può dirvi tutto, e quindi, anzi, poi un'idea importante, l'idea migliore è giusto tenersele per sé, no? Quindi non avrete il piacere di scoprire alcunché. E poi c'è una pagina di chiusura. Ed ecco quindi il libro. Interessante il fatto, lo dico così, en passant, che voi avete un pulsantino qua che riporta il titolo, l'etichetta Leggimi. Se io faccio Come dire clic. stai MH Tuned, yeah. Gotham, 2021. Tutti i riferimenti a lavori, prodotti e luoghi di Gotham sono del tutto casuali. Nelle vostre preferenze potete decidere in che lingua naturalmente leggere, no? L'ebook, questo lo dico perché è interessante per quei ragazzi che hanno difficoltà di lettura. Tra l'altro c'è anche un font che è l'Open Dyslexic che si può utilizzare e più attraverso anche la lettura risulta poi un buono strumento anche per creare dei contenuti che cioè utili per l'insegnamento, la formazione in genere. Bene, questo è
Quindi un esempio di arrow di viaggio. Altrimenti lo possiamo creare a strisce, quindi però la parte della striscia la vedremo dopo. Adesso vediamo che sempre nella libreria di Gotham ci sono due libri, sono stati inseriti. Eccoli qua, uno e due. Che cosa sono questi due libri? Beh, questi due libri sono due proposte facoltative, cioè nel senso che se voi utilizzate Book Creator, potete allora entrare in questa libreria e vedete che tanti di voi sono già entrati. Vedete, i loro nomi sono qui. E come si fa a entrare nella libreria? Adesso poi lo vediamo quando spieghiamo. Comunque, quando siete all'interno di Book Creator, c'è l'opportunità di associarvi a una libreria. Voi avrete il codice, naturalmente, il codice ve lo abbiamo anche pubblicato. Il codice è questo, se volete prendere nota, per chi non lo sapesse. Basta scrivere questo codice e voi partecipate, anzi lo possiamo anche fare adesso, va? Visto che siete qua, direi che è giusto magari farlo adesso, quindi prendete pure nota del codice. Lo posso anche inserire nella chat, direi a sto punto. Perché no? Ecco qui il codice, così ce l'avete anche lì. Ecco, quando voi entrate in Book Creator, avrete una vostra libreria di default, dove c'è un libro che è un tutorial che vi spiega un po' come funziona Book Creator, che io ho cancellato da qua. Poi, siccome potete creare diverse biblioteche, quindi vedete, crea una nuova biblioteca, ne potete creare diverse. Qui è stata creata una biblioteca che si chiama Gotham. Notate che la biblioteca Gotham ha gli stessi libri, tranne uno che non vi interessa, che ci sono tra i miei libri. Perché? Perché normalmente si fa così, si crea un libro all'interno della vostra biblioteca e poi lo si condivide duplicandolo e portandolo nella biblioteca che volete condividere. Chiaramente, perché? Ma perché una volta che viene condiviso, poi anche per errore magari qualcuno lo potrebbe eliminare oppure cambiare delle cose e voi dovete sempre conservare un originale. Quindi il suggerimento è: nella vostra libreria ci sono tutti gli originali. Poi, se volete condividere invece delle librerie per fare in modo che altri lavorino sui vostri stessi libri, allora aprite una libreria a parte. Ad esempio, potrete aprire la libreria, Massimo può aprire la libreria Parco Nord, perché collabora con altri colleghi o addirittura altri ragazzini, eccetera, alla creazione di capitoli di un libro che parlerà del Parco Nord, per esempio. Immagina che questo lavoro Massimo lo faccia per 2 anni, che cosa avrà? Avrà l'evoluzione del Parco Nord, delle ricerche, delle osservazioni, eccetera, nell'arco di 2 anni, capitolo dopo capitolo, per esempio. Però si terrà sempre, chiaramente farà sempre una copia da tenersi nell'originale. Però, dunque, a parte creare la nuova libreria, ecco che voi potete entrare a far parte di una biblioteca. Ah, scusate, biblioteca, le chiamano librerie, giusto? E dunque qui inserite il codice, quel codice che vi ho dato. Se voi inserite questo codice, voi entrate nella libreria Gotham e quindi potete vedere e utilizzare tutti i libri della libreria Gotham. Quindi, ripeto, entra a far parte di una biblioteca, inserisci il codice ed entri in Gotham. Adesso io apro la biblioteca di Gotham. Se notate, c'è una differenza fra questi tre libri. Questo presenta una copertina pulita, così. Questi due invece presentano anche un simboletto, qui così. Perché?
perché questo libro lo potete solo vedere, ma non lo potete modificare. Invece questi due li potete anche modificare. Allora io immagino un tipo come Nick, per esempio, che crea un libro che i suoi studenti, colleghi, persone che lo seguono possono modificare e che inseriscono capitolo dopo capitolo, per esempio, le più belle, interessanti fotografie che scattano durante un percorso e quindi hanno la documentazione, per esempio, di questo viaggio. Allora, come si fa a fare in modo che voi possiate modificare i libri appunto di una data, cioè che voi diate la possibilità alle persone di modificare i vostri stessi libri? Si fa così, dopo aver creato il libro, ovviamente, con il pulsantino qui di condivisione, si sceglie l'opzione di collaborazione. Vedete che il simbolo dell'icona è lo stesso che appare poi, sarà appiccicato sulla copertina del libro. Quindi ricordatevelo questo, se volete creare un'opera collaborativa, allora voi create una libreria sul tema che desiderate chiaramente, poi create un libro e scegliete l'opzione di collaborazione. Questa opzione di collaborazione dura 15 giorni. Dura 15 giorni perché? Perché altrimenti per farla durare di più bisogna passare non al servizio gratuito, no? Ma al servizio a pagamento, chiaramente perché ci sono i costi chiaramente dell'hosting, eccetera, no? Diventa un'altra cosa. Però è chiaro che l'istituzione, magari presso la quale lavorate, oppure voi stessi, possiate essere interessati così tanto da decidere di acquistare. Di passare alla versione, diciamo, superiore, come si dice, dell'applicazione per avere a disposizione anche questa funzione. Già che ci siamo, vedete che voi avete sempre due possibilità per mostrare le vostre creazioni. Una è quella di scaricare il libro come ebook. E dunque, se io scarico il libro come ebook, se vi ricordate il mini webinar che abbiamo fatto sulla lettura degli ebook, ecco che a quel punto aprite il libro con l'applicazione Reader che vi consente di leggerlo. Se non avete partecipato al mini webinar, nessun problema, lo trovate nella Batcaverna, trovate tutti l'elenco dei webinar e mini webinar che sono stati fatti con le registrazioni e lo trovate anche nei singoli capitoli. Quindi mi pareva che fosse all'interno del capitolo 3, se non sbaglio. Poi avete un'altra opportunità, e cioè di pubblicarlo online, come abbiamo visto prima quando abbiamo guardato il diario di viaggio di questo tizio online. Poi avete anche la possibilità di stamparlo, la stampa ovviamente, siccome i formati sono un po' strani, no? Chiaramente la stampa avrà anche lei, diciamo, è più come dire un'espressione cartacea per annotare, scrivere appunti, capire quello che bisogna fare, eccetera, che non proprio una pubblicazione a stampa. Bene, detto questo, come funziona il nostro... Ah, vediamo che cosa è successo all'interno di questi libri, quindi se qualcuno di voi ha cominciato a scrivere qualcosa e perché l'abbiamo creato. Allora, abbiamo creato questo libro perché può essere interessante che i cittadini del Central Park aggiungano una loro pagina di riferimento. Quindi, per aggiungere questa pagina, queste sono le istruzioni. Sono le istruzioni, così poi vedete, ci sono già anche Giorgio Oddone. Poi Lontano Verde inseriti qui che stanno guardando con me. Ed ecco che, per esempio, Daniela Meisina ha aggiunto la sua pagina dove ha inserito alcune delle cose che ha fatto, una sua fotografia e poi
alcuni lavori che ha prodotto, evidentemente, magari non so, quelli che gli sono piaciuti di più, che ci tiene a inserire. E quindi vedete che abbiamo praticamente, anche Alessandra Maria Dina ha cominciato, qui ha inserito un link, poi adesso vediamo come trasformare invece questo link in qualche cosa che è proprio interno alla pagina. Quindi intanto lo copio, così poi glielo facciamo vedere. Poi vediamo, c'è Antonella anche che ci sta lavorando, ecco che Antonella è riuscita a inserire quello stesso link, però, cioè della stessa tipologia, proprio come pagina incorporata. Infatti, se facciamo play e poi facciamo clic qui, ecco che possiamo vedere il suo lavoro proprio direttamente. Tra l'altro, ne approfittiamo per. Poi torniamo nella modifica, qua a sinistra, vedete modifica, torniamo in modifica. Ne approfittiamo anche per dire che può essere anche molto piccolo questo, diciamo, lo spazio che occupa questo prodotto, perché anche se è piccolo, poi viene sempre mostrato a una grandezza tale che ci consente di vederlo bene. Quindi torniamo a modifica qua a sinistra, ricordatevi questa opzione, modifica, la differenza tra vedi, no, come appare e modifica, quindi lavoraci su. Poi vediamo, abbiamo Alessandra Micoli anche, che si è inserita con il suo titolo, la foto, e poi naturalmente può qui intorno inserire tutto quello che vuole, i progetti che ha fatto, i vari documenti direttamente. Anche Giorgia sta provando, Giorgia ha inserito un fumetto, un titolo di questo genere, c'è cioè un carattere già così, vedete, già in diversi hanno cominciato. E poi c'è qualcuno che ha iniziato qui, non ha ancora proseguito benissimo. E lo stesso penso anche nei cittadini dell'orto botanico, vedete, il libro è uguale, perlomeno all'inizio. Ecco. Qui c'è l'esempio, no, di come inserire tutte le varie cose. E poi ecco che Claudia cosa ha fatto? Ha messo anche un PDF, perfetto. Eccolo qua, adesso vediamo il PDF che ha inserito Claudia. Ah, ecco, questo è il suo ebook fotografico. L'abbiamo riconosciuto perché era in Dropbox, ma ecco che l'ha inserito qua. Molto bene. Poi torniamo a modifica. Andiamo avanti. Massimo sta facendo qualcosa, sta pensando. Massimo è un grande filosofo, pensa, pensa, pensa. Dopo 3 mesi di pensieri partorisce il classico topolino, no? È così. L'ultimo suo pensiero è stato: l'acqua può essere calda, tiepida, fredda, ghiacciata. E poi qui abbiamo vari tentativi di qualcuno di voi che evidentemente è appena entrato e cerca di fare qualcosa. Quindi capite che è veramente interessante questo sistema per produrre qualche cosa di proprio. Io dico che per 3 casi sono i più interessanti, secondo me, a mio modesto parere. Uno è il supporto a lezioni, quindi è il supporto a un sistema di divulgazione veloce, rapido, perché vedete, non è uno strumento adatto per scrivere 30 pagine di testo, chiaramente, perché per quello abbiamo Word, abbiamo Pages, abbiamo altri sistemi, ma può essere un ottimo strumento di supporto. Audiovisivo perché contiene tutti i media possibili e immaginabili, quindi primo dato. Secondo dato, portfolio, quindi raccogliere come una sorta di meta riflessione un percorso fatto durante un anno, durante un'attività, durante lo svolgimento di un
periodo di tempo. E terzo, un lavoro cooperativo insieme per costruire appunto insieme questo percorso, questo testo. Poi sta a voi decidere quali sono i temi, le possibilità ulteriori, no? I contenuti, eccetera. Vediamo adesso come funziona. Ci sono prima magari delle domande, qualche cosa che volete chiedere? Una domanda per Sì. quando si inserisce il PDF, è possibile far scomparire proprio diciamo, No. l'iconcina del PDF? No, si lascia così il PDF, non si può Si lascia così, caricare una foto esatto. sopra. Ok, va bene. No, quello no. Grazie. Prego, figurati. Allora, vediamo che cosa succede quando creiamo un nuovo libro. Vi ho lasciato anche un tutorial. Ecco che voi avete anche dei template, potete scegliere vari modelli, però in questo caso mi piace partire da zero e trovare un template che riguarda i comics, magari questo, così. Ecco. La prima pagina è una copertina, quindi possiamo inserire una copertina, la possiamo anche creare con Book Creator, ma è più bello invece crearla per esempio con Adobe Post, che è l'applicazione che vedremo fra poco. Quindi lasciamo da parte la copertina, andiamo avanti con le frecce e quindi abbiamo pagina 2 di 3. Lui per default crea un libro di 3 pagine in sostanza, poi possiamo aggiungere tutte quelle che vogliamo. È importante notare la differenza tra questi due pulsanti, il pulsante più e il pulsante i. Voi ricordatevi che i non significa informazioni, ma significa impostazioni. E quindi i, impostazioni, vuol dire che qualsiasi oggetto noi inseriamo qui riguarda le impostazioni di quell'oggetto, cioè le sue caratteristiche qualitative. Facciamo un esempio. Più, intanto vedete. Posso dividere la pagina in pannelli, facciamolo. Per esempio, scegliamo un pannello un po' squilibrato, così proprio non il solito posto lungo un asse simmetrico. E poi aggiungiamo, per esempio, un pensiero, va bene? Aggiungiamo un pensiero, diciamo che uno parla qua così. D'accordo, poi aggiungiamo un testo. Vedete che i testi possono essere quelli delle didascalie e poi anche altre tipologie di testo. Allora, a questo punto scrivo anche qualche cosa qui dentro. E per scrivere qualcosa qui dentro prendo un testo di questo genere, libro. E lo piazzo qua. Dunque, noi abbiamo diversi oggetti. Abbiamo questo è un oggetto, questo è un oggetto, questo è un oggetto, questo. Il fumetto è un oggetto, eccolo qua, fumetto è un oggetto e poi questo è anche un oggetto. Vediamo come funziona il tasto impostazioni con questi oggetti. Cominciamo dalle griglie. Prendo una griglia e questa griglia è lucchettata, non posso fare niente. Quindi dal tasto impostazioni la sblocco, poi la posso portare avanti e indietro, posso aggiungere un'ombreggiatura e posso stabilire che sta in primo piano. O in sottofondo, quindi mettiamo sotto, era già sotto, però la sblocco. La sblocco, una volta che l'ho sbloccata, la posso anche eliminare. Quindi la elimino questa, perché qui magari ci metto una figura. Adesso utilizzo un'altra vignetta, la sblocco e guardiamo una differenza importante, cioè guardiamo la differenza fra inserire un'immagine dentro una vignetta oppure esterna. Se io scelgo questa icona che mi consente di inserire un'immagine,
Posso cercare anche un'immagine su internet, chiaramente. Cerchiamo un'immagine che è una sempre fotografia libera che io posso utilizzare liberamente. Quindi se io scelgo l'immagine all'interno della libreria, ops, nei libri, non mi ha, rifacciamo. Aggiungi un file caricato, eccolo qua. Ho avuto qualche problemino. Che cosa succede? Se io l'aggiungo, la inserisco dall'interno della vignetta, questa immagine sarà scontornata dai bordi della vignetta stessa. Poi chiaramente con questo pulsantino la posso ricollocare, posso anche ingrandirla, per esempio. D'accordo. Ma invece è cosa diversa se io inserisco un'immagine sempre attraverso, questa volta attraverso il pulsante più, utilizzando la scheda media, perché in questo caso io posso importare sempre la mia fotografia. Ma questa fotografia verrà collocata all'esterno, quindi sono due cose diverse, due cose completamente diverse. Questo lo volevo sottolineare perché spesso ci si confonde tra queste due cose. E quello che posso fare con queste due immagini è diverso, perché con l'immagine inserita nella vignetta, attraverso il tasto impostazioni, io posso stabilire un bordo, per esempio. Adesso esageriamo così lo vedete bene, e anche un'ombreggiatura. Invece qui ho delle opzioni molto più limitate, cioè posso inserire un indirizzo internet su questa immagine, d'accordo? Ah, forse questa poteva essere una risposta alla domanda, forse tu volevi inserire un'immagine magari del tuo PDF e poi mettere il link. Tu chi era che aveva chiesto? Non io, mi ricordo. Daniela. Sì, allora questa sì. Forse... Sì, questo scusami, certo, questo lo puoi fare. Certo. Puoi sempre aggiungere... Sì. Ok, per... pensavo che... Avevo capito male, pensavo che tu volessi aggiungere un link al PDF, invece no, l'immagine, certo, la aggiungi, sì. Certo. Però per esempio non può inserire dei bordi o delle ombreggiature, quindi avete due modalità distinte. Poi un'altra cosa interessante, facciamo una carrellata rapida perché poi vedete che è semplice, no? Dal tasto più avete tre schede, la registrazione audio, questo è molto interessante perché diamo l'accesso al microfono e qui appare un pulsante che dice comincia la registrazione. Guardate che cosa faccio adesso. Faccio così. Clicco ovviamente per iniziare la registrazione. Conteggio alla rovescia. Buongiorno, benvenuti in Book Creator. Stiamo cercando di capire come funziona questa applicazione. Interrompo. Posso riascoltare? Buongiorno, benvenuti in Book Creator. Stiamo cercando di capire come funziona. Bene, e la usiamo. Perfetto. E cosa succede? Succede che qui c'è una bella icona cioè che rappresenta appunto la registrazione audio. E questo va bene, è interessante perché io la posso collocare qui e tutti vedono che c'è un pulsante. Però. Se io ho deciso di far parlare dei personaggi, per esempio, voglio raccontare il mio project work in prima persona, quindi sono io che parlo pagina dopo pagina, posso inserire un'immagine, un fumetto, insomma, di me stesso, e
nascondere questa icona, per esempio, dietro il fumetto che parla. Come si fa? Si seleziona l'oggetto, poi dal tasto Impostazioni scegliamo l'opzione Invisibile quando si legge. E così è molto carino perché noi vediamo che questa ombra grigia, invece il lettore non vedrà nulla, ma sa che facendo clic qui, perché voi l'avete abituato a questo, facendo clic il fumetto parla. Buongiorno, benvenuti in Book Creator, stiamo cercando di capire come funziona questa applicazione. Questo apre una serie di possibilità. Immaginate dialoghi fra animali, fra l'uomo e l'animale, voi che vi presentate, che presentate il vostro percorso, montagne che parlano, fiumi che si esprimono, insomma, voglio dire, potete veramente anche inserire una grande fotografia qui e far parlare tutti i diversi elementi. L'unico accorgimento che vi suggerisco è di cambiare l'intonazione della voce, chiaramente, se parla una montagna, sarò il montagno, ciao, sono lo stelvio. No? Se parla un fiore, ciao, sono fiorellina, sono lo stelvio. Quindi divertitevi un po' a provare così. Poi non c'è molto altro da dire perché la scoperta di questa applicazione è molto semplice, avete vari elementi qui e poi potete organizzare le pagine con degli sfondi, ma questo visto che è stata una delle prime cose che siete andati a vedere, poi se scendete avete anche altre opzioni, per esempio la carta di quaderno, oppure avete anche delle trame e dei motivi tra i quali scegliere. Allora io farei così, io chiamerei questo libro, il libro... Ah, la penna, sì, la penna. Adesso io però sono al computer, quindi verrà sicuramente male. Comunque, diciamo, la penna dei... non importa. Così col mouse... Eccolo qua, lo chiamiamo il libro dei pasticci. Fatto. Mettiamoci anche... Ecco uno sfondo, il libro dei pasticci. Poi torniamo alla libreria, i miei libri, e anziché libro nuovo lo chiamiamo proprio libro dei pasticci. Qui potete fare quello che volete, lo usate proprio per pasticciare. E allora lo condivido in modo che possiate collaborare e creare tutti i pasticci che volete. Voi qui, proprio per sperimentare qualsiasi cosa. Mentre questo lo cancello, perché non mi... Ah, vedo che avete aperto di lì. Siete andati avanti, eh? Ah, caspita. Bene, bene, bene. Allora, qui non è una cosa che ho cancellato io. Cioè, che ho creato io. Il titolo, vedete, il titolo lo date semplicemente così, scrivendo qui. Però il vostro libro, il vostro project work, non createlo in Gotham, createlo nella vostra libreria. Usate Gotham solo per vedere il diario di viaggio e scrivere all'interno dei libri dell'Orto Botanico del Central Park, oppure per fare dei pasticci. Ma il vostro project work tenetelo per voi nella vostra libreria e poi lo condividete attraverso il forum, attraverso un meccanismo che vi sarà detto poi prima del 23 maggio, perché lì dobbiamo raccogliere tutti in un certo posto dove poi risulta anche facile poterli esaminare tutti quanti e organizzare la serata degli Oscar. Questo direi per quanto riguarda Book Creator, mi sembra che sia abbastanza un po' tutto, no? Quello che ho. Forse ancora una cosa interessante. Facciamo così. Io ho creato il libro dei pasticci. Guardate, sono all'interno della libreria, quindi non sono dentro il libro dei pasticci. All'interno della libreria uso il pulsantino di condivisione
perché lo scarico come ebook, lo scarico proprio il libro. Eccolo qua, appare, sarà qua, libro di pasticci. Bene, è finito nella mia cartella di download. Adesso guardate queste sono le informazioni che ho trovato sul. Adesso guardate che cosa faccio. Voglio importare questo libro. Lo voglio importare come se non ce l'avessi. Anzi, farò qualcosa di più. Lo cancello, lo elimino. Cancella libro. Quindi l'ho eliminato. E adesso lo voglio importare. Quindi è come se fosse entrato in un'altra biblioteca. E voglio importare questo libro, quindi farò così, dal pulsantino biblioteca, importa libro, carica dal computer, perfetto, carica dal computer, download, download, eccolo qua, libro dei pasticci. E voilà, ecco che mi ritrovo il libro dei pasticci, fatto. Immaginiamo che ognuno di voi abbia creato un libro dei pasticci e io posso importare tutti i libri dei pasticci dentro la biblioteca dei pasticci, chiaramente, ma posso anche fare qualcosa di più, posso unire i libri, tutti i libri dei pasticci, guardate cosa faccio, combina libri. Adesso io posso selezionare tutti questi libri e combinarli in un libro unico. Che è un altro modo per creare un libro di gruppo senza la possibilità, diciamo, di condividerlo direttamente all'interno di una biblioteca. Quindi, se voi non volete poi, dopo 14 giorni, passare al livello superiore dell'applicazione, però avete questa opportunità, cioè direte ai vostri amici, corsisti, eccetera, ognuno di creare il capitolo di un determinato libro e poi con questo sistema prima scarica come ebook, poi ve lo mandano attraverso una Dropbox, un Google Drive, eccetera, voi lo importate, importa il libro e poi combina libri, quindi li combinate tra di loro. Li combinate e poi sistemate le pagine, se magari il capitolo 2 è finito prima del capitolo 1, beh, basterà semplicemente fare così. Scusate. Tac, fare così. Devo entrare e poi pagine, eccolo qua. Quindi entrate nell'opzione di modifica e poi pagine e poi organizzate e spostate le pagine come volete. Perché può capitare che combinando i libri, ovviamente, magari non li combiniate proprio nella successione adeguata. E voilà. Questo dunque per quanto riguarda il Project Work attraverso Gotham. Alberto, scusa, sì? Posso farti una domanda? Non ho capito. Tutte le domande che vuoi. La durata, come dire, i giorni rimanenti che vedo che compare anche qua, riguardano la condivisione di questa biblioteca o l'accesso a questo programma, a questa piattaforma? No, la biblioteca, no, l'accesso alla piattaforma è gratuito, potete creare fino a 40 libri. Ok, come tutti gli altri Adobe che abbiamo usato finora, quello sì, non, poi non li scale, cancellate, diciamo. No, poi cancellate, se ne avete, dovete farne 41, ne cancellate uno, tanto certo. Voglio dire, lo vedi, lo scaricate come ebook e quando ne avete bisogno lo riprendete. Certo. Invece, per passare al livello, cioè per avere, diciamo, la condivisione di modifica con altre persone, lì beh, bisogna. Ci sono dei piani, no? Come al solito, chiaramente. Eccetera. Però il sistema alternativo che vi ho spiegato è quello che poi tanti usano. Quindi potete fare così anche. Scusa, posso dire una cosa? Sì.
No, io. Tutte, fate, domandate, domandate. No, ho fatto un nuovo account, però Sì. vabbè, sono entrata con il mio account di Gmail, no? Sì. Mi ha chiesto però subito il codice di accesso ad una biblioteca. Quindi Certo, io l'ho perché sei messo e entrata sono come, entrata in ma Gotham. perché sei entrata come studente, tu devi fare un account come insegnante. Ah, ok, perfetto, grazie. Quando tu entri, cioè, non è Infatti ce l'ho la molto chiaro, scelta. c'è la scelta, tu devi entrare come insegnante, non Ah, come studente, ok, mi se era no, sfuggito. come studente, perché voi cosa potete fare? Voi potete iscrivere tutti gli studenti che volete, loro Certo. fanno l'account come studente. E poi gli date l'accesso alla biblioteca, non so, biodiversità, alla biblioteca Pipistrelli, quello che volete voi, no? Esatto. E allora loro potranno vedere i vostri i libri. Ma Ok, grazie. solo vederli, non, e non crearli, perché per crearli devono avere. No, sì, no, li possono anche creare, ma li creano da una loro biblioteca, chiaramente. Invece io volevo chiederti una cosa per Sì, l'iPad, cioè la versione, dimmi. sono sincronizzabili? Perché in realtà con Sì, Adobe. assolutamente. Ok, perché non Assolutamente. riesco a trovare il modo per entrare. Si può vedere Sì, te lo la faccio vedere. versione? Grazie. Come Ecco, adesso dovresti vedere il mio iPad. Sì, esatto. Sì, bene. Quindi, tutti i libri, qui, questo sono io, però devi sempre selezionare qui sotto risorse insegnante. Risorse insegnante, poi entri con questa opzione, Sign into Book Creator. E qui trovi esattamente la tua libreria. Ok, quindi passa sempre tramite web, perché infatti io avevo già l'app, ma forse ero registrata con un altro account e quindi non riuscivo a collegare alla biblioteca di Gotham. Passa tramite web, ma all'interno Ok. dell'app. All'interno dell'app, Grazie. e se sei sconnessa dal web, tu puoi sempre inserire tutti gli elementi nel libro, no? E poi lui farà una pubblicazione successiva. Ok, grazie. E questa infatti, vedi, è l'applicazione Book Creator. Alberto, sempre però con un tablet o cellulare, dal PC vero non si accede, giusto? Sì, si accede dal PC. Adesso noi stiamo lavorando dal computer in Ah, questo caso. ok. Questa non è l'applicazione, quello che state vedendo. Vedete, questo è Safari per Mac e quindi stiamo lavorando dal computer, cioè facciamo Ok. così. Ecco, vedi, siamo sul web e entro con il mio account e sono nella libreria attiva. Ok, anche dal PC, va bene. Sì. In questo caso sto lavorando dal computer perché, diciamo, per fare il webinar e farvi vedere meglio, così è più comodo, no? Altrimenti posso lavorare tranquillamente. Su tutte queste attività, come qualcuno mi aveva chiesto una volta, tutte queste attività io preferisco sempre farle dall'iPad, Sì. sulla mia poltrona, divano, con la penna, eccetera, non stare così inchiodato alla scrivania, no? Ecco, però poi ognuno si adegua allo stile che preferisce.
Quindi invece io che devo entrare per la prima volta vado su Book Creator e poi faccio crea un account free e poi devo entrare come insegnante. Insegnante, perfetto, okay. Bravissima. Dato che tu l'hai imparato molto bene, adesso poi lo racconterai a tutti. Quindi però dovrò cambiare computer, perché no, mi dice che il mio volte, browser tutto. non lo supporta. Che browser è, scusa? Come non lo supporta? Io uso Mozilla. Ma no, Mozilla? Usi Firefox? Ah no, sì, Firefox. Firefox è molto... è un ottimo browser, dovrebbe sopportarlo tranquillamente. No, mi è entrato una schermata che dice Chrome, Edge o Safari. Però Firefox non me lo dice. No, ma prova, ma secondo me è solo perché gli manca qualche libreria specifica, ma se tu lo usi, secondo me funziona. No? Non lo so, non mi fa proprio creare l'account. Si blocca. Ah, non te lo fa creare. Ah, ho capito. No, il browser non ha supportato. Allora fai così, crea il tuo account con un altro browser, ma poi vedrai che una volta che hai creato con un altro account potrai usare Firefox, secondo me. Ah, ok. Prova a fare questa prova, sì. Va bene, poi ci provo, grazie. Può darsi che sia un'incompatibilità con JavaScript. Ok. Controlla di aver scaricato Java. Vai su internet, cerchi Java per Windows. Usi Windows, no? Giusto? Sì. Sì, allora cerca Java da installare. Di solito dovrebbe già essere installato in tutti i computer, però non è detto, quindi prova a fare così. Ok. Va bene, su questo punto avete domande, dubbi, incertezza, un dubbio che va ancora, un problema che verode? No, ci vorrà un po' di tempo. Io ho creato l'account, sono entrato e ho cominciato a fare qualcosa. Non ho capito il contrario, cioè non ho capito come da lì vedo quello che stai facendo tu in Gotham, cioè quello che ci stai mostrando adesso. Sì, lo vedi perché tu devi prendere nota di questo codice. Ho fatto, sì, e poi? Ok, che già che ci sono lo rimetto nella chat perché ho visto che qualcuno è entrato di recente. Quindi lo ridigito nella chat. Poi, che cosa fate? Quando entrate e avete creato il vostro account, voi siete qui, le mie biblioteche, e di default avete una biblioteca vostra. Dentro questa biblioteca c'è un libro che è un tutorial preparato da quelli di Book Creator per così aiutarvi, no? Nelle prime cose. Qui sotto avete due opzioni. Una è crea una nuova biblioteca e quindi io ho creato la biblioteca Gotham. L'altra opzione è entra a far parte di una biblioteca. Quindi se tu fai clic qui, entra a far parte di una biblioteca e inserisci il codice, tu entri nella biblioteca di Gotham. Ok. Ci provo. Sì, prova. Scusa Alberto, se invece noi vogliamo far lavorare i ragazzi, no? Condividiamo, questo sì. Codice è loro, come arriva? Beh, gli arriva perché tu lo copi, glielo mandi in qualsiasi modo, no? Oppure lo proietti tramite una LIM. Tramite una LIM tu vai qui, vedi, Gotham, sì. Libri di tutti, e autori, invita i partecipanti e lui lo proietta. Se hai una LIM e sei in classe, sì. Tutti lo vedono, capito? Sì, un'altra domanda. Per esempio, io voglio far creare ai ragazzi questo ebook, per esempio sì. Per gli esami. Ecco che Nicola è entrato, vedi che è entrato Nicola? Sì, sì. Sì, ci sono riuscito. Sì. Ottimo. Sì, dicevi. Quindi, non lo so, vogliono presentare questo ebook agli esami.
Allora, loro lo possono fare, però devono avere il loro computer, possono entrare, cioè per poi vederlo noi. Sì. Come ce lo fanno vedere? Guarda, ci sono le opzioni di condivisione qua sotto, vedi? Quindi, lo possono pubblicare online. Se viene pubblicato online, pubblica il libro. Il libro è stato pubblicato. Poi che cos'hai? Hai il link. Copia il link per la condivisione pubblica negli appunti. Hai un link. Basta distribuire questo link oppure lo usi, lo proietti, no? Attraverso la LIM. Ho capito. Oppure, quindi attraverso la LIM poi lo possono... Certo. Avendo il link attraverso la LIM lo possono vedere. Oppure scaricano proprio il libro come ebook e lo aprono con l'applicazione di lettura degli ebook. Quindi hai tutte le possibilità. Ma quella, diciamo che all'esame, secondo me, la cosa migliore è avere il link. Tu prepari i link di tutti quanti, e poi basta fare clic e tramite la LIM o il proiettore li proietti. Però utilizzando ognuno il loro, devo condividere io, lo devo creare io e condividere con tutti i ragazzi. No, no, io direi che ogni ragazzo può crearsi il suo, il suo, poi lui ti può, quando l'ha finito, proprio il lavoro è finito, lo può scaricare come ebook e te lo manda via posta, via Classroom, quello che è. E tu li raccogli tutti e poi li unisci facendo così, dalla biblioteca, combina libri, vedi? Quindi sì, te li vai a selezionare tutti quanti e te li combini. E ne crei uno solo per ricordo tuo, no? Vabbè. Va bene? Grazie. Prego, prego. Vi siete portati poi la fotografia? Perché poi alla fine facciamo un gioco interessante. Sì? Yes. Molto bene. Sì, sì. Allora andiamo avanti, cosa dite? È chiaro Book Creator? Mi sembra di sì, poi se ci sono delle domande eccetera nei forum rispondiamo. Pronti? Andiamo avanti? Oh yeah. Allora, qui vi ho spiegato appunto, va bene, questo è il workflow, ma tanto questo l'avete nelle slide, sono i 5 passi per creare il tuo libro, che sono quelli che abbiamo visto. Vi ho spiegato che possiamo essere autori tutti insieme, e questo l'abbiamo anche visto, questo è il codice per entrare, l'avete nelle slide. Le slide saranno aggiornate, quindi se l'avete scaricate, rifatelo domani, perché domani troverete queste slide aggiornate. E adesso vediamo la striscia. Per vedere la cosiddetta striscia, però, adesso fate questa sfida cognitiva. Vi mando il link nella chat. Vi mando il link nella chat e quindi voi arrivate alla sfida cognitiva e vediamo che succede con questa sfida cognitiva. Quindi vi si chiedono delle opzioni. Quindi guardate, svolgete questo breve compitino, accettate questa sfida, questo esercizio e poi ci ragioniamo su. Ed entriamo in un nuovo mondo, che è il mondo del racconto a strisce. Intanto vado a prendere un bicchiere d'acqua.
Alberto, ma il messaggio finale è un refuso o ci aspetti a febbraio? No, finita la compilazione. Scusami Alberto, potresti rimettere il link che non riesco a entrare? Grazie. Sì. Mi dimentico sempre di togliere, perché quando creo un nuovo modulo, no? Parto da uno magari che ho già creato, perché così c'è i colori, non so, le cose sono simili, e poi mi dimentico sempre di togliere il messaggio che arriva dopo la compilazione. Sì, c'era scritto ci vediamo a febbraio. Sì, era no, capire se segnarsi non... la data o no. No, no, no. Probabilmente era febbraio dell'anno scorso. Non so, ho letto velocemente. Sì, sì. Arrivano dei messaggi strani perché mi dimentico di togliere queste comunicazioni, per cui alle volte arrivano cose stranissime che non c'entrano niente, perché per mantenere la struttura grafica, senza stare lì tutte le volte a rifare delle cose, no? Spesso io duplico questi moduli e poi li cambio, no? Scusa, io ho avuto un po' di difficoltà a rispondere perché io avrei modificato in base al target e lì non c'era scritto a chi mi stavo rivolgendo. No, no, tu ti devi attenere, tu devi attenere. Sì, devi quindi attenere. Io ho scelto così in generale. Okay. Certo, certo. È studiato apposta per fare apicoltura. Ma è apicoltura. Apicoltura. Io ho pensato a qualche pratica cinese, infatti. No, infatti. No, no, non c'entra. La conoscete la favola di Esopo sull'apicoltore? No. 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 Adesso. Cioè, almeno credo di no, non lo so. Poi... No. Ve la cerco, perché avevo creato una cosa, vediamo un po'. Beh, comunque è molto semplice la favola di Esopo. Dice che un apicoltore che curava molto le sue api un giorno si è allontanato e sono arrivati due banditi e hanno rubato tutto il miele. Lui ritorna dalle sue api e le api lo aggrediscono, cioè aggrediscono l'apicoltore. L'apicoltore dice, ma come, scusate, io che vi ho curato tutto il tempo, adesso passo per quello che no, non c'entro niente io. Ed Esopo conclude dicendo che non c'è mai riconoscenza, no? Per quello che sia una favola così, diciamo, che ha una morale, che è questa, no? Che alla fine la gente se la prende con il primo che capita, no? Senza ragionare e pensare. Ecco. Quindi tu puoi avere tanta cura, ma poi non sei ripagato di questa cura. Una favoletta molto semplice. Va bene, vediamo, possiamo cominciare a vedere dei risultati, cosa dite? Sì, anche perché poi noi dobbiamo andare avanti con le nostre cose. Vediamo le risposte. Allora, apicoltura spiegazione. Quale immagine sceglieresti per sostenere un'applicazione, una spiegazione sull'apicoltura? Allora, fondamentalmente la fotografia. Il disegno, poi, e la grafica flat sarebbe la grafica piatta, quindi la grafica minimalista semplice. La grafica piatta è l'ultimo, e casomai un'icona silhouette. Quindi, per scegliere sostenere una spiegazione sull'apicultura, voi scegliereste fondamentalmente la fotografia. Al limite il disegno, ma escludereste queste due cose. Bene, poi vediamo, andiamo avanti. Quale immagine escluderesti per sostenere una spiegazione sull'apicoltura? Vediamo se siete stati coerenti. Sì,
l'icona flat era quella che ha ricevuto meno voti prima e quindi è quella che riceve più voti adesso, l'icona silhouette anche, quindi questa risposta è coerente, va bene, quindi non avete imbrogliato, ok. Poi vediamo invece la favola, narrazione. Quale immagine sceglieresti per sostenere una spiegazione della favola di Esopo? Il disegno dell'apicultore. Poi, in secondo luogo l'icona flat, quindi disegno, icona, oppure icona silhouette anche, e però la fotografia passa in secondo piano. Vediamo se è coerente. Quale immagine escluderesti per sostenere una spiegazione della favola di Esopo? Qui però non siete stati coerenti, eh? Perché? Perché questo verde sarebbe l'icona silhouette, qui sì, qui al 10, qui al 45 va bene, poi la fotografia va bene perché è maggioritaria, sì, no, sì, più o meno, ci, no, però l'icona flat, è, c'è qualche piccola discrepanza, però diciamo, sì, la percentuale non è rispettata rispetto al disegno dell'apicultore. Sì, no, è rispettato perché qua è più basso. Sì, qualche piccola discrepanza, però possiamo accettare la vostra risposta. Poi, a tuo parere, quale immagine racconta di più ai fini di una spiegazione sull'apicultura? Il disegno, dite, la fotografia, poi l'icona e l'icona della silhouette. Quindi siete in questo caso più per il disegno oppure la fotografia, che però sono due cose diverse. Quindi ricapitoliamo, per la favola avete il disegno come principale scelta e per stabilire quale immagine in sé così racconta di più, voi scegliete il disegno o la fotografia dell'apicultore. Che sono arrivati pari merito. Sì, più o meno a pari merito. Quindi vediamoli un attimo. Quale immagine racconta di più ai fini di una spiegazione dell'apicultore? Voi avete scelto praticamente il disegno e la fotografia, giusto? Era così, no? Cosa avete scelto? Quale immagine che tu hai fine a spiegazione dell'apicoltura? C'era il disegno e la fotografia, esatto. Quindi se voi dovete dire a bruciapelo quale immagine racconta di più, tra virgolette, sempre tenendo conto quello che abbiamo detto sul fatto che l'immagine racconta, non racconta, eccetera, va bene, voi scegliereste questo o il disegno. Perché? Perché la fotografia ha molto dettaglio, c'è tanta roba qua dentro, qui anche, e poi a mano che scendiamo, ovviamente, abbiamo sempre meno dettagli. E qui invece, quale immagine sceglieresti per sostenere una spiegazione sulla favola di Esopo? Sostenere una spiegazione. Avete scelto sicuramente la fotografia e in parte il disegno. Quindi la fotografia viene prima in questo caso per sostenere una spiegazione sull'apicultura. Io ho fatto questo giochetto, no, non perché c'è una soluzione, non c'è una soluzione ovviamente, perché tra l'altro come diceva qualcuno prima dipende da tanti altri fattori, no? Ma serve per ragionare. Per ragionare e per invitarvi a ragionare in un modo opposto. Cioè, se avete scelto la fotografia, cambiate punto di vista e partite dall'icona silhouette. Vedete che c'è una progressione. È una progressione a togliere elementi, togli, 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 fino a che rimane l'essenziale praticamente. Quindi, se avete scelto invece l'icona silhouette, salite. Cioè, fate l'operazione inversa. Fate l'operazione inversa e cercate di mettervi sempre nell'ordine di idee di cambiare la vostra prospettiva. Le risposte che avete dato sono molto istituzionali, cioè tutti dicono sempre questo, no? Quindi per sostenere una spiegazione l'immagine fotografica è quella migliore, eccetera, no? Quindi
siete in linea con quello che normalmente si pensa, ma proprio per questo cambiate, cambiate, perché essere in linea non è la cosa migliore quando si sostengono dei processi grafici, cioè scusate, creativi, che vanno nella direzione della bellezza. La bellezza è una componente di quello che noi facciamo, deve essere a pieno titolo una componente di quello che facciamo. Ora, pensate a che bellezza c'è dietro una semplicità totale. Perché che ci sia una bellezza in una bella immagine è scontato. È ovvio. Solo un idiota può dire che un'immagine bella non è bella. Cioè. Ma è normale capire che un'immagine bella è bella. Ma la bellezza che c'è dietro, per esempio, una silhouette, una grafica flat, un'icona, come abbiamo visto anche nei vostri filmati, e quindi lo spazio che il sistema iconografico offre a un'eventuale spiegazione, racconto, eccetera, ci pone degli interrogativi. E gli interrogativi sono appunto quando io posso combinare queste varie forme espressive. Dunque, questo giochetto non è per arrivare a nessuna conclusione, ma è solo per farvi riflettere. Perché quando noi raccontiamo qualcosa, abbiamo sempre delle scelte da fare. E queste scelte a volte noi non le facciamo. Perché non le facciamo? Perché non ci pensiamo. Tutto lì, non ci pensiamo. C'è un'abitudine a raccontare, a divulgare, a insegnare in un certo modo e non ci viene proprio in mente. D'altra parte, un bambino che non ha mai visto la neve non si pone il problema di cosa sia la neve, a meno che qualcuno non glielo racconti, non parli. Ecco, noi abbiamo sempre bisogno di allargare questo campo. Avete qualche idea, qualche osservazione? Rapidissima, perché adesso dobbiamo entrare in una cosa... Sì, sì, io personalmente anch'io ho messo la foto o il disegno, ma perché la mia interpretazione della tua domanda era cioè quale di queste immagini rappresenta, sì, l'apicoltura in toto. Le icone non la rappresentano in toto, forse la grafica flat perché c'è la casetta, c'è il miele. Però la domanda non era questa, attenzione. Vedi che tu hai letto la domanda da un punto di vista istituzionale, cioè non hai letto la domanda, tu hai interpretato secondo quello che normalmente ti viene chiesto, ma non ti ho chiesto questo, quello che ho chiesto è quale immagine sceglieresti tu per sostenere una spiegazione sull'apicoltura, non se ti ho chiesto qual è l'immagine più rappresentativa di una certa cosa. No, però se devo sostenere la spiegazione di apicoltura con un'immagine, l'icona non mi basta. Avrei dovuto scegliere più di una. Se tu la devi, no, guarda, se tu la devi sostenere la spiegazione, vuol dire che hai un sacco di altri elementi da utilizzare. E forse l'immagine non è l'unica cosa che puoi mostrare. Anzi, forse puoi anche non mostrare nessuna immagine. È proprio questo che voglio dimostrare, che c'è un'abitudine a considerare le cose, anche se vengono poste in modo corretto, come in questo caso, però il lettore le sorvola. Ma perché le sorvola? E le interpreta a modo suo. E perché? Ma perché c'è un'abitudine istituzionale a vedere le cose in quel modo lì. La ricerca dell'attenzione che voi dovete mettere in quello che fate è una componente importante nel risultato che ottenete, ma questa attenzione non c'è, ma non per colpa, perché non siete persone attente, non è questo il problema. Il problema è che noi siamo bombardati da una comunicazione fondamentalmente stereotipata e unilaterale in tutti i campi, che porta a far sì che la nostra creatività sia, come dire, passi in secondo piano, anzi addirittura molti pensano di non essere all'altezza, di non avere la creatività, di non potersi esprimere da un punto di vista creativo. Ne ho sentiti tanti, sapete, ma veramente tanti. E invece no. La componente creativa è una componente dell'essere umano, è una componente naturale. Perché è una componente naturale? Perché è la componente che aiuta l'essere umano a risolvere dei problemi, qualsiasi problema di qualsiasi natura. Quando un bambino inizia a camminare, non riesce a stare in piedi, si aggrappa a qualche cosa ed è una soluzione creativa.
e così via. Solo che, guardate, è un dato di fatto, la creatività non è una componente che viene molto sostenuta nella nostra società. Non sono ben viste le persone creative, parliamoci chiaro. Le persone creative che vogliono cambiare i processi non sono ben viste. Chi dirige normalmente non ha una mentalità creativa e non sopporta che ci sia qualcuno sotto di lui che esprima una creatività che possa rimettere in causa un processo consolidato che lui dirige. È un dato di fatto questo. E noi, bene o male, ne siamo condizionati. Ecco perché mi interessa farvi riflettere su queste cose. Perché per recuperare la creatività non basta dire vediamo un po', oggi disegno, faccio qua. No, perché la creatività viene fuori proprio dai processi che per voi sono quelli più, come dire, più pratici, più abitudinari, quelli che svolgete tutti i giorni, ma che vi si invita a guardare invece secondo altre angolazioni e altri punti di vista. Poi magari fatto questo direte va bene, però in questo caso quello che io faccio tutti i giorni funziona molto bene, quindi lo mantengo, perfetto. Però non lo mantieni più perché c'è un'abitudine a procedere in quel modo, ma lo mantieni perché hai fatto un percorso che ti ha portato altrove, poi magari ritorni al punto di partenza e ci va bene. In ogni caso non è una perdita di tempo, anche se torni al punto di partenza, perché sarà un punto di partenza che sarà arricchito dai percorsi, dalle riflessioni, dagli esperimenti aggiuntivi che hai fatto, per poi dire va bene, perfetto, siamo proprio, è proprio la cosa giusta. Dobbiamo sempre cercare di riflettere e soprattutto far riflettere i nostri studenti e le persone che lavorano con noi. Sempre, sempre, sempre. Poi guardate, se voi avete a che fare con dei bambini così, molto spesso capita che il loro istinto creativo venga bloccato perché si fa così, il percorso è questo, eccetera, no? Invece non è mai una perdita di tempo, magari non arrivi alla fine, dici vabbè, caspita, dovevamo concludere così, non lo concludiamo, ma non importa, perché la ricchezza che si è trovata in quel momento lì è più importante del raggiungere l'obiettivo a tutti i costi. Parlo da un punto di vista pedagogico, ovviamente, perché se l'obiettivo è andare a Firenze e voi a Torino state ancora discutendo su come andare a Firenze e non ci andate, è chiaro, no? Parlo di obiettivi pedagogici, quindi concludere un determinato tipo di lavoro, eccetera, eccetera. Perché questo lavoro propedeutico? Perché adesso voi, forti dell'esperienza che avete avuto nella vostra produzione a strisce, cioè l'instant video, ecco che vi propongo una narrazione a strisce attraverso un'applicazione che serve tradizionalmente per creare dei poster. Eccola qua. Questa è una narrazione a strisce di tipo iconografico, però è posta su una striscia. Questa striscia la possiamo zoomare quando la mostriamo, possiamo indicarne dei particolari, anche solo dei particolari. Eccolo qua. Per esempio così. Così la vedete meglio in questo caso. E dunque posso utilizzare questa striscia anche in questo modo, cioè senza mostrarla completamente, ma per raccontare, ad esempio, una storia scorrendola così manualmente.
Io uso molto spesso questa tecnica non solo per raccontare delle storie, ma proprio per impostare delle lezioni addirittura, a striscia, a scorrimento, così. E lo faccio per diversi motivi, uno dei quali è proprio per creare anche un cortocircuito che pone le persone che ascoltano davanti a un sistema di rappresentazione molto diverso, che costringe chi lo crea a ridurre all'essenziale questa narrazione. Qui c'è tutta la storia di Cappuccetto Rosso, abbiamo la nonna, il cestino, è una storia che conoscete e che potete rappresentare attraverso appunto la striscia. Ora vi vorrei far vedere come si costruisce la striscia. Avete capito, no, di cosa si tratta? Perché avete già lavorato sugli istant video, non è una cosa tanto distante. Stiamo sempre operando a livello di linguaggio iconico, esclusivamente linguaggio iconico. Quindi, adesso ve la sentite di passare quindi alla striscia? A vedere come si fa? Bene, ma perfetto. Però vi faccio vedere un filmatino prima, della durata di 3 minuti, che mostra come una striscia può diventare un film. E se vi interessa questa cosa, sarà oggetto di un mini webinar in cui vi insegnerò alcuni elementi di montaggio filmico per trasformare la striscia da racconto statico a racconto filmico. E allora vi posso far vedere questo. Osservate. Se non sentite l'audio, ditemelo. Sentite, c'è una Sally, guarda! Giochi da mare! Qualche bambino li avrà persi e sono arrivati fin qui. Riportiamoli, forza! Andiamo fino al mare! Ma come, Sally? Viviamo in un lago! Non possiamo vivere nel mare! E questo, Sally? Oh no, sarà anche affamato! Qui c'è tutto il suo pranzo! Oh, quel bambino sta perdendo tutto! Ma come arrivano fin qui? Forza, amici, pensiamo a come sarà triste quel bambino. Facciamoci venire un'idea. Bombole d'acqua dolce! Evviva! Viaggiamo al mare! Bene, amici, prepariamoci ad una nuova avventura. Bombole d'acqua dolce e... Tuffiamoci! Guardate là! Perdono veramente tante cose, ma quanto saranno tristi! Riportiamo tutto a riva, così li riprenderanno! Cerchiamo aiuto! Servono nuovi amici, anche molto grandi! Wow! Questa è grande! Sei grande! Sei quella che chiamano balena? È davvero! Gigantesca! Vieni con noi! Facciamo felici dei bambini riportando le loro cose a riva! La balena è gigante, ma non può arrivare fino alla spiaggia. Ci serve anche qualcuno più piccolo.
tu sembri davvero intelligente. Wow, amico, quante mani hai! Tu sei il tipo giusto per noi. Che bella casetta che hai. Brrr, tu fai un po' paura. Voi siete piccolini come me, ma siete tanti. Venite con noi. Forza, amici, insieme, spingiamo! Forza, che ce la facciamo! Pronti, sicuri e via! Forza, amici, saranno felici di riprendersi tutto. Ecco, questo è una storia che ha realizzato Andrea Trespidi e con i disegni di Manuel Baglieri, che è un grande illustratore. E mi era stato chiesto di realizzare il classico film, quindi con gli animali che entravano, le varie scene, eccetera, eccetera, no? Ma io invece ho pensato subito che una rappresentazione attraverso questo sistema, che è un piano sequenza. Il piano sequenza è quando tu hai una telecamera, per esempio nel film di Hitchcock, Nodo alla gola, quel film è girato tutto attraverso un piano sequenza, quindi è una telecamera fissa e poi le persone si muovono. E dunque non hai degli stacchi, non hai dei tagli. Invece questo modo di raccontare si adattava molto bene sia alla grafica, ai disegni, che alla storia all'interno del mare così lineare, dove loro dovevano disfarsi di questi rifiuti attraverso l'ingenuità, no? Di restituirli ai bambini, ai padroni che li avevano persi. Era anche un bel messaggio. E dato che poi volevano anche costruire un ebook, l'ebook poi sarebbe stato un classico libro da sfogliare, e quindi il classico, no? Con le illustrazioni, i testi della storia, eccetera. A me non piaceva questa soluzione per quale motivo? Perché era una soluzione tradizionale, classica, che non restituiva la bellezza di questo racconto con le sue voci, i suoi disegni, stiamo parlando a livello digitale, no? Perché poi a stampa loro hanno stampato naturalmente il libro nella maniera classica, chiaramente, perché non puoi inserire un audio, un video dentro la carta stampata. Però siccome noi operiamo attraverso degli altri strumenti, dobbiamo cambiare modo di ragionare. E ciò su cui io batto continuamente è che non esiste un modo di ragionare istituzionale che dobbiamo adottare per forza. Le soluzioni possono essere le più ampie, le più diversificate, e specialmente anche in vista del vostro progetto work, dei lavori ultimi per concludere questo percorso, una botta di creatività è quello che ci aspettiamo. E nella fattispecie, se volete creare poi una striscia video, quindi montata anche in questo modo, facciamo un webinar apposta, perché ci sono degli accorgimenti chiaramente per creare una cosa di questo genere, no? Però il punto di partenza è anche una striscia statica, anche è un bel modo di presentare una narrazione che comunque viene posta su una timeline, perché qualsiasi narrazione parte da A, arriva a B. Non è che parte in un punto, poi ti giri dell'altro, poi possono esserci dei flashback, quello che vuoi, no? Dei flashback potrebbero avere delle caratteristiche particolari, ma è sempre una narrazione che si svolge lungo un arco temporale. Su questo non può essere una narrazione reticolare, una narrazione ipertestuale, non esistono narrazioni ipertestuali, eccetera. Esiste solo un tempo della narrazione che è da A e B, e la storia si svolge in questo tempo, e la rappresentazione del tempo è sempre lineare. Dunque, perché non rappresentarlo in questo modo? Allora, avete a disposizione un piccolo tutorial, così molto semplice, una paginetta, perché vedrete, in 5 minuti vi spiego come funziona Adobe Spark Post, anche perché avete già l'esperienza di Adobe Spark Page e Adobe Spark Video, quindi vedrete che sarete a casa vostra.
e avete anche una timeline da presentare, poi vediamo a che cosa serve poi la vostra fotografia. Dunque, qui per quanto riguarda Adobe Spark Post, eccolo qua. Allora, Adobe Spark Post, vedete che vi devo solo dare due o tre indicazioni. Perché? Quando voi, ecco, quando voi siete all'interno dei vostri progetti, tasto più, create un, potete scegliere un collage, un post di Instagram anche, forse più adatto un post di Instagram, scegliete pure un post di Instagram, una storia di Instagram, un modello qualsiasi, oppure, meglio ancora, scegliete una grafica di dimensioni personalizzate. Anzi, facciamo così, scegliete proprio una grafica di dimensioni personalizzate. E nella grafica di dimensioni personalizzate avrete la possibilità di inserire, perché sarete arrivati qua, avete la possibilità di stabilire, eccolo qua, il formato personalizzato. Il formato personalizzato calcolato in pixel è di circa 3000 pixel di larghezza e circa, adesso questo è 840, può essere tra i 400 e gli 800 di altezza. Quindi ripeto, intorno ai 3000-3500 e intorno tra i 400 e gli 800 in altezza, grosso modo. Ve lo siete segnato, ma nel tutorial che avete in quella pagina vi sono date delle indicazioni proprio sulle misure precise. Quindi voi sarete qua, una volta che avete stabilito il formato personalizzato, ecco che sarete dentro una cosa di questo genere, senza ovviamente senza niente, chiara pagina vuota. Vi troverete così, anzi con lo sfondo bianco. Che cosa fate? Beh, adesso io ho finito la spiegazione su Adobe Spark Post, perché funziona esattamente come le altre applicazioni della serie Adobe. Quindi voi cercate di inserire qualche cosa e dunque qui foto, icone, perfetto, icone, cercate, non lo so, alberi, componete lo sfondo, vediamo un po', alberi, benissimo, scegliete l'albero che vi pare, eccolo qua, questi sono i tre alberi, stabilite le dimensioni di questi alberi, li collocate sullo sfondo, li sovrapponete, quindi li duplicate, duplica l'albero, li sovrapponete, scegliete una colorazione per questo albero attraverso le palette di colori di cui abbiamo parlato l'altra volta, attraverso gli instant video, già le combinazioni sono già diciamo, organizzate in modo tale che siano adeguate, altrimenti le modificate e quindi qui cercate colori, colori avete tutte le palette, scegliete la palette con la quale volete che la vostra storia sia rappresentata, usate il binario per cambiare la disposizione, quindi tutte cose che vi ho già spiegato e di cui abbiamo già parlato, sia negli instant video in parte che nella costruzione della landing page. Provate quindi, per esempio, a prendere un argomento che può essere utile per la campagna elettorale, potete parlare di animali,
potete parlare di temi più astratti, di contenuti vari, eccetera, raccontandoli all'interno di una striscia di questo genere. Se poi volete fare dei poster, beh, è semplicissimo perché avete solo da scegliere dei modelli, per esempio, dei modelli, dico, da un punto di vista del layout di dimensione, scegliete il modello quadrato piuttosto che rettangolare, così, e farete, costruirete un classico poster con un slogan, eccetera. Quindi usate Adobe Spark Post come un vero strumento di comunicazione sintetico nel caso in cui, per slogan, nel caso in cui vogliate provare a fare dei poster, classici poster elettorali, tipo, non so, la biodiversità è, vogliamo a Gotham questo, quell'altro e così via, che è più semplice, ed è più semplice perché anche se non fate questo lavoro e forse non vi siete mai occupati, alcuni di voi, di grafica, però avete un'esperienza perché vedete in giro, vi documentate, guardate, sfogliate, eccetera, quindi avete sicuramente una base sulla quale lavorare. E altrimenti la cosa più interessante da fare è proprio quella di utilizzare questa applicazione per creare delle strisce. Quando avete creato un po' di cose, così avete del materiale, allora possiamo organizzare un mini webinar per vedere come, per esempio, un racconto di questo genere può diventare un filmato come quello che avete visto di Sallis. Avete domande? Perché adesso io vorrei farvi vedere un'ultima cosa che riguarda appunto il motivo per cui vi ho fatto portare una fotografia, che è un altro modo di raccontare incredibile, interessantissimo. E che chiamiamo Around Me, intorno a me. Su questo non vi abbiamo proposto una sfida, ma c'è il forum degli esperimenti, in ogni gruppo avete il forum degli esperimenti che vi consente di pubblicare eventualmente degli esperimenti creati in questo modo. Con un'altra applicazione che poi vi faccio vedere qual è, a partire da una vostra bella fotografia, fotografia perché ci troviamo qua al chiuso. Se fossimo all'aperto, io invece vi direi portate i vostri dispositivi e facciamo quello che vedete, per esempio qui. Pronti via, io parto. Parto con il mostrarvi questo. Questo che è una landing page, quindi è Adobe Spark Page che voi avete già utilizzato, ma il modo con cui noi lo impieghiamo è completamente diverso, perché guardate, creatività. Perché la bellezza? C'è anche un testo in inglese perché l'abbiamo presentato a diversi meeting nazionali e internazionali questo lavoro, io e una mia collega degli Stati Uniti. Perché la bellezza? La forma vince sul contenuto. Eccolo qua, guardate. Guardate questo selciato, come diventa un selciato. Dei segni. Delle linee. Delle forme. Un signore parla al suo cane, lo vedete? Un signore parla al suo cane. Lo vedete? Il signore che parla al suo cane. Sì, una danzatrice. Vediamo. Un frutto.
l'albatro. Questo non è un filmato, per chi non lo sapesse, sto scorrendo con il mouse una landing page, per chi si fosse perso. La signora con il naso a punta. La signora con il naso a punta. Rassicura una neonata. Figure che vogliono liberarsi. Nel paesaggio lunare. Una figura si lamenta, basta, non ne posso più, di essere solo una forma. E le forme sono misure, aree e proporzioni. Ma la forma è il nostro corpo, per noi ectoplasmi. Vedete l'ectoplasma. Tu senti? Ectoplasmi leggeri, che tornano possiamo poi dire indietro, cioè... nel tempo, no? Non indietro, nel tempo, nella forma irregolare di un selciato. Ed ecco che avete visto la grande storia di un inutile selciato. Ed è una storia creata nel corso di un meeting internazionale sulla creatività, eccetera, creata così, mostrando cosa improvvisata, quindi totalmente improvvisata, a partire da che cosa? Dalle immagini di un selciato. Ecco perché vi ho detto di portare questa fotografia, perché come lavorerete se volete fare delle prove? Quindi lavorerete così. Vi dico qual è l'applicazione, vi faccio vedere in pochi istanti come funziona. Grazie, chiedimi che non so, Greta lo vuole. Vado a prendere. Ecco qua. Allora, l'applicazione si chiama Adobe Capture ed è questa. E è funzionante su tutti i dispositivi Android, iPhone, eccetera. C'è qualcuno che ha... cosa aperto, ma glielo chiudo. Allora, si chiama Adobe Capture. Adobe Capture, vi consiglio di scaricare questa applicazione su due dispositivi. Uno, il vostro cellulare, e un'altra, se avete un tablet, di scaricarla sul tablet. Non c'è l'applicazione Adobe Capture, non funziona, non c'è per web, quindi non è come le applicazioni Adobe Spark, e non c'è per computer, quindi è fatta apposta per i cellulari e i tablet. Questa applicazione è stata creata dalla Adobe per i creativi, proprio così, per i creativi. Perché per i creativi? Perché i creativi traggono spunto dalla realtà che li circonda per sostenere la loro creatività e produrre le loro idee. Hanno bisogno di catturare rapidamente la realtà intorno a loro e hanno bisogno di farlo anche potendola modificare, potendoci lavorare, rielaborare su. Allora, se avete capito, adesso vediamo come funziona questa applicazione. Adobe Capture. Quindi la lancio. Lancio l'applicazione, no, le notifiche io non le voglio mai. E poi avete due possibilità. La prima possibilità è quella della fotografia, quindi voi siete in giro,
chiaramente non, casa non è il luogo migliore per fare questa operazione, vedete? Però siete in giro, trovate una trama, trovate un selciato, siete vicini a un animale, a un fiore, a un elemento naturale che non è un elemento che non è un elemento dunque la facciamo così che non è un elemento diciamo pieno di tanti altri oggetti, ma è proprio un dettaglio. Voi scattate la vostra foto. Adesso questo è proprio veramente brutto, non ci interessa questa cosa qua. E prendiamo invece un'altra cosa che ho in libreria, per esempio. Vediamo questa. Questa che è la forma di un arbusto. Quindi scattate la vostra fotografia. Dunque è chiaro che dovete restringere il paesaggio intorno a voi, prendere un elemento, un dettaglio. Perché? Perché il dettaglio porta a una maggiore risoluzione grafica per quello che dovete fare. Che cosa fate? Lo esplorate, vedete? Con le due dita lo ingrandite, lo esplorate e guardate cosa trovate. Questo è un personaggio. Guardate. Questo sembra qualcuno che parla con una bocca e gli sta dietro. Non lo so, potete vederci quello che volete voi, eh? Ma guardate cosa c'è dentro queste trame. Guardate che cosa vuol dire esplorare. Guardate questo soggetto. Sembra un drago. Non lo so. E che cosa fate? Allargate il più possibile e fate degli screenshot. Tenete il più possibile largo questo, no? E poi fate degli screenshot, per esempio per prendere, non so, questa parte, oppure per prendere questa forma, oppure un rettangolo, così, a diversi livelli. Guardate cosa c'è qua. Potete raccontare delle storie incredibili, bellissime, o anche semplicemente trovare una successione di forme che stia bene. Però vi faccio vedere una cosa, prestate attenzione. Quando voi ricavate questo esempio, avete sempre l'immagine originale di fondo. Qua, se fate clic su immagine ce l'avete. Io l'ho cancellata perché ne ho tante, le ho tolte. Quindi vi rimane sia la fotografia che voi avete scattato e che avete in libreria, quindi utilizzate la vostra libreria fotografica, sia l'anteprima che è stata scattata. Che cosa succede quindi quando voi avete la vostra fotografia? Voi dovete applicare l'opzione di rifinitura, quindi lui farà un primo lavoro di questo genere, ma successivamente la potete anche arrotondare con la funzione arrotonda. La funzione arrotonda, se voi l'applicate, naturalmente è un'operazione molto complessa per un processore perché trasforma l'immagine fotografica che è bitmap, questo lo dico per quelli di voi che sono esperti, ce ne diversi tra voi, trasforma l'immagine bitmap in un'immagine vettoriale. Quindi sta facendo, vedete la rotellina, sta facendo dei calcoli matematici per trasformare tutti i pixel in vettori. Vettori significa che una volta che avete fatto questo processo, l'immagine può essere allargata all'infinito, senza perdere di qualità. Voi non potete fare questa operazione, io qui l'avrò ingrandita di 400 volte, voi non potete fare questa operazione senza perdere di qualità, cioè senza vedere tutto pixelato. Provate a scattare una foto qualsiasi col vostro cellulare, provate a ingrandirla il più possibile e poi vedrete che vedrete solo dei pixel. Perché? Perché è una foto bitmap, cioè
è una foto che calcola tutti, su un asse cartesiano, calcola tutti i puntini che la compongono. Invece questa immagine non è calcolata su un piano cartesiano, ma è calcolata da equazioni che determinano le linee che compongono questa immagine. Infatti, l'immagine diventa vettoriale. Trasformando un'immagine bitmap in un'immagine vettoriale, noi manteniamo la qualità anche a grandi ingrandimenti, ampi ingrandimenti, e quindi possiamo fare delle cose meravigliose. Possiamo fare delle foto dello schermo. Uè, che è successo? Ops. Uffa. Ecco, possiamo fare le foto dello schermo, vedete, prendere per esempio, non so, questa parte, oppure questa parte così, e ottengo questo dettaglio, che intanto metto da parte, questa bocca strana, non lo so. Non lo so che cosa farò, perché noi non partiamo dall'idea, noi ci lasciamo guidare dall'oggetto, ci lasciamo guidare dalla bellezza delle forme che noi troviamo, ci lasciamo guidare dall'armonia, ci lasciamo guidare dal famoso principio di Kulesov, poi nella costruzione dell'immagine. Ci lasciamo guidare dalla nostra immaginazione. Dai, non avete mai fatto quel gioco? Che sdraiati con i vostri amichetti, guardavate le nuvole e vi raccontavate delle storie. Non ditemi che non l'avete mai fatto, perché sennò non siete gente che ama la natura se avete mai fatto una cosa del genere. L'avete fatto? È una domanda. Sempre, anche adesso. Ecco, quindi è bello, no, questo sistema. Allora, Adobe Capture è l'unica applicazione che vi consente di fare questa cosa in un modo incredibile. Poi, se voi poi salvate, chiaramente, questa immagine potete riutilizzare come volete e vi trovate veramente in una condizione pazzesca. Qualcuno di voi è riuscito a scaricare qualcuno ha pubblicato la favola di Esopo, bravo, Sì. bravissimo. Brava, chi è stato? Brava. Anna Borghi, sempre presente, sempre sul pezzo, Anna. Io, ma anche Nick l'ha pubblicato dopo, sono due versioni Anche diverse. Nick. Ma prima tu o prima Nick? Prima io, ma per Ah, Nick, velocità stai. di Io digitazione, non credo. sono competitivo. Nick, stai perdendo colpi, Nick, No, perdi colpi. è che io non sono competitivo. Ma perdi colpi lo stesso. Quello garantito. Competizione, no? Ma Colpi si perdono. alle Sentite, se voi avete scaricato questa applicazione, io rimango qua ancora un pochettino, mi piacerebbe vedere con chi vuole, se con questa applicazione e la foto che vi siete portati ci mostrate che cosa viene fuori da questa fotografia. Alberto, io ho una Sì? domanda, ma Dimmi. quindi è la mia immaginazione che guardando la tua Sì. la pagina, landing page che ci hai fatto vedere, come dire, tutto il bianco e nero era una trasformazione della foto del selciato oppure no? Esatto. Ah, Siamo ok. pa sono partito dalla foto del. Ero in un meeting internazionale, no? Dove c'era questa gente qua che sai sulla creatività, un po' istituzionali, eccetera. Allora ho detto: senti, mi avete rotto le scatole. Adesso tiro fuori il cellulare. Ho fatto la foto del selciato e lì per lì gli ho creato questa storia, ma proprio lì, montandola, erano tutti a bocca aperta e si sono resi conto che anche un selciato che non dice niente, che è una cosa sulla quale noi camminiamo, che non abbiamo mai pensato che potesse essere, ecco che proprio per rompere questo quadro istituzionale e così grigio nel quale Ma in quel allora però momento lì tante persone si trovano. E scusami. poi la cosa
è andata avanti così e con questa mia collega americana. Poi abbiamo fatto addirittura un tour in Italia con l'Adobe abbiamo organizzato con il responsabile Adobe Europa un tour in 12 città italiane dal titolo Insegnare con bellezza. Tutto centrato non su sistemi di insegnamento ingegneristici, ma su modalità creative e belle e godibili di insegnare, divulgare e raccontare. E lì, sai, Alessandro, ognuno ha la sua immaginazione, chiaramente. No, Il bello è proprio questo. certo, ma non ho capito appunto, perché nel senso con l'applicazione noi appunto possiamo prendere un qualunque dettaglio che ci circola, non ho capito, scusa, l'applicazione e la foto che noi in qualche modo dovremmo aver già scelto. Sì, Come voi. posso prendere la mia foto? No, voi la importate dentro l'applicazione, la foto. Ah, ecco, basta, mi mancava Come questo. facciamo a condividertela? Me lo dici e io vi condivido lo schermo così lo vediamo. E però se l'applicazione non funziona, io l'ho scaricata sul computer, Fai una cioè scusami, foto. sul telefono. Allora fai una foto. Fai una foto della tua cosa, no? Del tuo prodotto e poi lo condividiamo tramite il computer. Oppure, Quindi me lo devo tipo sì. inviare sulla mail e scaricarlo sul computer? Sì, oppure lo inserisci nel forum degli esperimenti, mi dici in che gruppo sei e lo andiamo a cercare. Bella domanda. È una domanda difficilissima questa. Tu sei in Central Park o Orto Botanico? bella domanda. Ti è stato scritto però, ti è Non lo stato so, non mi scritto, ricordo. sei stato assegnato a un gruppo. Non mi ricordo. Vado a E vedere. Se no, me la mando e la condivido qua. sì, va Sì, forse bene. mi. Intanto io vado a cercare in che gruppo sei. Ma Vediamo voi se. la foto grande che è stata diciamo, resa in bianco e nero dal telefonino o già un ingrandimento No, tipo sarebbe quello bello che. vedere tutte e due le cose. Ok. Allora, tu ti chiami Sofia? Sofia? Sofia Montorfano. Montorfano Sofia, tu sei del gruppo di Barbara Gordon all'Orto Botanico. Ok. Ok? Ok. Tu hai ricevuto anche una mail il 25 aprile Sì. dallo Esatto. staff. Sì, perfetto. Sei tu. Allora, tu sei nel gruppo di Barbara Gordon. Adesso vediamo un po'. Va bene, ci provo, poi vi faccio sapere. Sì, dai. Benissimo. Ditemi se qualcuno nel proprio gruppo, nel forum degli esperimenti, ha pubblicato qualcosa che lo possiamo vedere. Vedo che siete tutti concentrati. Io Alberto ho fatto la foto nella Sì. versione bianco e nero, ho fatto gli ingrandimenti. Ho Ottimo. Dove tutti gli l'hai messo? screenshot, ma se posso Fantastico. condividere lo schermo da nessuna parte, ho fatto solo gli Ah, screenshot sull'iPad. sì, allora condividiamo lo schermo. Vediamo. Riesci, pensa, no? Guarda un po' se devo darti Allora. qualche privilegio di condivisione o è già tutto a posto? Da che parte? Ecco, perché in realtà io uso sempre Meet. Ah, ecco, condividi contenuti. No, non ho l'autorizzazione. Forse l'ho chiesta adesso. Ecco, guarda un po'. Sì, adesso te la Ok. posso dare.
Perfetto, tutti i partecipanti. Ok, dovresti averla. Ok. Perfetto. Io ero partita da questa foto qua. Sì. Ah, bello. Bene. Ecco. Adesso ho fatto lo screenshot, quindi mentre lavoravo sì, si vede certo. Il bordo. Avevo modificato sì. Anche la composizione del nero e sì, tutto. Esatto, e poi avevo ingrandito. Sì. Fino ad andare a un particolare. Molto bene, esatto. E poi devo dire che è molto divertente, perché con i pattern sì. Diventa... Okay. Questa è sì, la stessa ma... foto, ma... Sì, ma perché poi potete creare le texture. Adesso non esatto. Vi ho fatto vedere questo perché tanto poi le esplorate, no? Ma serve poi per i creativi per fare cosa? Per creare le texture che poi loro utilizzano nelle loro illustrazioni. E lì c'è da divertirsi. Di sì, perché create e fate tutto quello che volete lì, veramente interessante. È un'applicazione fantastica, totalmente okay. Gratuita tra l'altro. Fate quello che volete. Pubblicate nei forum i vostri esperimenti, considerazioni, no? Specialmente c'è, solo quella, c'è solo quella gratuita o se leggo male mi sbaglio, mi indebito per non prendere una pagamento? No, cioè questa è gratuita e basta. Ok, perfetto. Una cosa, come si è ottenuto quell'effetto di immagini in sequenza? Cioè, perché io sono qua sulla... Adobe Spark Page. Ah, ok, quindi devo poi entrare lì. In Adobe Spark Page. Page, recuperi quelle immagini e crei la tua storia. Ok. Grazie. Prego, figurati. Invece io ho una domanda tecnica che non c'entra con l'argomento attuale. Però sì. Provando a usare Rush Premiere... perché avevo sì. Provato Adobe Video, ma mi sono accorta appunto che con l'Instant Video è perfetto, ma per creare qualcosa di più lungo no. Mi chiedevo, certo. Col green screen è possibile? No, nella non versione solo gratuita? Di più lungo, non solo di più lungo, ma anche Adobe Spark Video serve per creare proprio quell'Instant Video lì, quindi non è un'applicazione sì. Di montaggio, non hai più tracce da sistemare, eccetera. No, infatti questo l'ho notato, è per quello sì. Che poi ho smanettato un po' con Premiere. Però mi chiedevo sì. Se nella versione gratuita si poteva usare il green screen. Non te lo so dire questo. Ok, perché infatti ho fatto fatica a cercare informazioni a riguardo. Questo non te lo saprei dire. Ok, grazie. Anche perché non uso quel genere di applicazione per fare lavori col green screen. Per esempio, se tu hai un iPad con iMovie, ha già integrata questa opzione? Diventa sì, il problema infatti non è per me, nel senso che io sono abituata a usare iMovie, però è per la scuola. Sì. I ragazzi a scuola vengono certo. Tutti Android, sto cercando di certo. Insomma, ripristinare sì. Il discorso anche di videomaker e mi servono delle app sì. Che funzionano per tutti, ecco. Quindi certo. Già Adobe è stata una scoperta per me in questo corso. Io usavo sì, solo fantastico. Apple, quindi facevo fatica con certo. Gli studenti. È fantastico. Ma grazie, allora approfondiamo un attimo, no Patrizia, approfondiamo un attimo questa questione, cioè hai bisogno di applicazioni di montaggio video per sì. Dispositivi mobili o per anche o per computer o per cosa esattamente? Entrambe le cose, noi abbiamo un laboratorio di tablet Android mobile sì. E abbiamo anche dei computer con una parete verde e una zona della scuola adibita solo a questo, però la stiamo mettendo in piedi e quindi mancano ancora dei pezzi come le app per esempio, quindi app comode. Sì. Per ora uso i miei strumenti, porto i miei dispositivi e invece certo. Vorrei che pian piano la scuola funzionasse con le sue gambe. Sì. Chiaro. E i miei ragazzi stanno già facendo gli instant video nel frattempo. Allora, bene, fantastico. Beh, se fai qualche... Allora, per esempio, se poi tu farai il tuo project work, no? Mm-hmm. È chiaro che nel project work, se tu hai utilizzato quello che hai imparato dentro questo percorso, ti è stato utile per fare dei tuoi lavori insieme ad altre persone, i tuoi corsisti, studenti, così, parlane, condividilo, spiegalo e poi lo inserisci anche nei forum e poi lo inserisci anche nel project work. Okay. Facciamo vedere i vari modi con i quali queste cose possono essere utilizzate per ottenere dei risultati. Perché è importante questo? Perché noi ci basiamo sull'ispirazione, ci ispiriamo a vicenda.
quello che faccio io serve a voi, quello che fai tu serve ad Anna Borghi, quello che fa Anna Borghi serve a me, a Enrico, serve a tutti e così via. Capisci? Sì, sì, e è molto importante. Ah, bene. Senti, invece, allora, io farei così. Adesso mi informo su Adobe Rush per vedere che cosa, se ha un utilizzo di green screen, ma non credo perché non mi sembrava questo. Però è sicuramente un'applicazione fantastica e vorrei fare un mini webinar su questo, quindi farvi vedere come si monta anche una striscia, per esempio, come quella che vi ho fatto vedere prima. E, okay. Però intanto tu puoi fare così. Tu puoi utilizzare un'applicazione per il green screen. Dunque, verde, va bene, poi ti scarichi per Android un'applicazione, cerchi il green screen, ci sono delle applicazioni indipendenti, gratuite, che ti consentono di fare una ripresa e sostituire lo sfondo. Quindi tu crei un clip e poi questo clip lo monti con Adobe Rush per creare un film. Quindi usi due applicazioni, capisci quello che voglio dire? Sì, sì, benissimo, mi manca solo l'applicazione intermedia. Adesso farò un po' di ricerca sì. Anch'io. Sì, basta cercare il green screen, secondo me la trovi. Anche per Android. Perché anch'io uso Apple, quindi non ho una grandissima esperienza di Android. E ovviamente rilancio l'invito invece a chi magari lo sta già usando, perché qua siamo in tantissimi. Io sono 10 anni che lavoro con Apple e quindi faccio un po' fatica, però nelle scuole ultimamente si lavora molto ancora con Android, quindi se qualcuno ha qualche indicazione, informazione da passarmi, ben venga, grazie. Su VideoPad che va su Windows hai il green screen e poi e quindi anche se non è uno schermo verde, tu scegli il colore di fondo da togliere, che sia bianco, rosso o altro. È più difficile, è più faticoso perché becca anche le sfumature e tutto, ma qualcosa di decente si riesce a farlo. Grazie. Quindi usi Apple da tempo, brava. Sì, ho letto il tuo curriculum in realtà e quindi io arrivo da una scuola salesiana che ha tutto impostato la didattica. Adesso sono in un'altra scuola e sto importando tutto questo in una scuola statale, però arrivando da una scuola salesiana senza libri di testo ho iniziato subito a lavorare così, quindi insegno in questo modo. Ma noi ci siamo conosciuti per caso? No. Perché io ho creato il progetto dei salesiani. Esatto, l'ho letto sul tuo curriculum. iPad 1-to-1, sì, l'ho creato io quel progetto lì, esatto. E io ci ho lavorato per un po' di anni, ecco. Fantastico. E come ti sei trovata? Bene. Poi io, vabbè, ero un po' all'inizio del progetto con i salesiani di Sesto, quindi non so nel progetto grosso di tutte le scuole salesiane a che livello eri, perché appunto il tuo nome non mi diceva nulla all'inizio. Poi invece leggendo il curriculum e tutto ho iniziato a mettere i tastelli a posto. Però ecco, ho fatto parte anche io di questo progetto e adesso sto fantastico. Portando la mia esperienza in altre scuole. Wow. È difficile far capire a chi, diciamo, non ha potuto provare, così è difficile far capire che risultati puoi ottenere, quali modalità puoi affrontare, come puoi cambiare le cose, no? E nella mia scuola la carta docente sì, però si sta dirigendo su acquisti Apple, perché notano la differenza. Sì, sì. Io all'inizio non ero di questa linea, però poi si nota la differenza, quindi sì. Bene, bene, bene. Allora ci vediamo a Gotham. Benissimo. C'è qualcun altro che vuole mostrare quello che ha fatto, sta facendo? Alberto, se prima vuoi e dopo, io. Cioè. Sì, sì, dai, 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 dai. Però vediamo. Sono entrata con un secondo account in modo da poter far vedere sul telefono. Credo di essere Bina. Quindi riesci a condividere? Provo. Condividi. Prova. Foto. Galleria, vediamo. Allora, io ero partita dalla foto di un tronco
Di un tronco, sì. Sì, e la foto è troppo indietro, ci impiegherò troppo a cercarla, che aveva queste fiammate che mm-hmm. sono molto carine. In realtà sono rami abortiti. Ah. E adesso devo ricondividere. Adesso la devi arrotondare. Sì, sì, ma infatti l'ho fatto, sì. Devo tornare indietro. La puoi anche arrotondare di più, cioè hai due possibilità di arrotondamento. E poi la puoi ingrandire finché vuoi. E poi il limite dell'ingrandimento, è che non sono capace di usarlo in maniera intelligente, quindi devo farlo pezzo per pezzo. No, vabbè, ma sai, avevo cambiato il colore. Sì, perfetto. E poi ho cercato di trovare, sempre, scusatemi, che è vomitevole come modo, ho trovato la Pokéball nel centro, o Saturno, sì, a seconda di come la vogliamo intendere. E poi ho giocato un po' con la parte esterna, in cui ho trovato le gocce di pioggia che cadono su un lago. Ma sembra un paesaggio lunare da videogame, questo è bello. E poi l'ultima che ho trovato, adesso poi condividi, foto, galleria. E poi l'ho colorata in contrasto e ho trovato la spada. La spada, fantastico. Adesso vedi che è un po' pixelata, no? Tu è un po' seghettata. Ecco, se tu scatti la foto direttamente da Adobe Scan, cioè da Adobe Capture, sì, quindi se adesso, poi domani, nei prossimi giorni tu vai in giro, trovi la foglia, trovi qualche elemento così, e lo scatti direttamente da Adobe Capture, allora tu vedrai che lui trasforma subito l'immagine in vettoriale e quindi non avrai più queste seghettature. Sì, 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 era perché per non salvarla che poi mi metteva, dovevo rimettermi a cercare l'immagine, ho fatto un po' di prove. Per tornare all'applicazione Adobe, quindi poi chiudiamo, andiamo a cena, non so se qualcuno vuole ancora mostrare qualcosa, molto volentieri, ma vedo che già in diversi hanno salutato, se ne sono andati. Tutte queste applicazioni Adobe sono nate non per il pubblico, quindi non per noi, ma sono nate per dare la possibilità ai creativi, quando sono in viaggio in movimento, di impostare immediatamente un filmato e poi naturalmente montarlo con Premiere o applicazioni più sofisticate, vedere subito che cosa succede catturando l'ambiente intorno, costruendo un sito internet così al volo, magari sei in treno, butti giù un'idea, no? Cioè proprio per raccogliere le idee che poi diventeranno prodotti attraverso le applicazioni grafiche professionali. Non solo, ma queste applicazioni si connettono con il computer di casa tua, per cui tu sei in treno, stai viaggiando, costruisci qualche cosa e poi lo mandi direttamente al computer a casa tua che si accende con Photoshop, con InDesign, con Illustrator e quando arrivi tu continui a fare il tuo lavoro. E quindi non avevano uno scopo didattico o così. Questo ti parlo del 2015-2016, quando sono uscite queste applicazioni per la prima volta. Poi io ho conosciuto, avevo un'amicizia con dei dirigenti Adobe, tra cui avevo conosciuto appunto il responsabile europeo di Adobe. E lì, quando ho visto queste applicazioni, ho detto, ma voi siete matti? Queste applicazioni qui vanno distribuite largamente a tutti, cioè nelle scuole, ma tirano fuori la creatività delle persone, è fantastico, no? E allora da lì sono nate poi questi meeting che abbiamo fatto in una serie di città italiane, il titolo era Insegnare con bellezza. E poi si sono diffuse, poi sono cambiate, sono migliorate molto, eccetera.
poi sono talmente piaciute che adesso una serie di funzioni le hanno anche messe in vendita, però hanno mantenuto il blocco gratuito fondamentale, quindi quello che ci permette di lavorare. Bene, ragazzi e ragazze, vi vedo in silenzio al lavoro, quindi che devo fare? Avete qualcosa da mostrare o ci salutiamo e andiamo a cena? Forse qualcuno ha messo qualcosa in chat. Ha messo qualcosa in chat? Vediamo. No, in chat vedo solo i saluti di chi è andato. Ah, ecco. Va bene, allora ci rivediamo a Gotham, d'accordo? Va bene. Perfetto, grazie mille. Come sempre, sempre molto interessante. Beh, mi fa piacere. Mi fa piacere anche i vostri prodotti e le vostre osservazioni sono sempre molto interessanti. Ciao. Buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Allora. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao. Alberto, metti in conto che stiamo progettando un piano per adottarti, eh? Sì, va bene. Ok. Grazie. Poi dalla mia psichiatra vado volentieri. A posto. Bye bye, ciao a tutti, buona serata. Grazie.